Ho evitato di parlare troppo delle mie creazioni perché c'era la parte teorica che volevo trasmettervi. Oggi invece vi parlo più delle mie creazioni, anche mercoledì, sapendo che mercoledì farò un accento più su alcune dimensioni musicali. Oggi è più dedicato ancora alle artiste delle belle arti. Mercoledì vuol dire che è aperto a tutte, semplicemente c'è oggi un po' meno aspetti pragmatici della musica, a volte un po' meno software, ok? E invece mercoledì ci saranno un po' più software, che però appunto secondo me oggi... Allora, io non credo, quindi io non sono in simpatia col movimento transumanista. Perché? Perché? Ve lo posso anche dire perché. Perché nelle mie ipotesi artistiche la mia persona che è nata nel 71, che è fatta di carne, di ossa e di un corpo, di una certa morfologia, ha interrogato, ha utilizzato le tecnologie, le braccia incrociate. Se avete freddo tenete le braccia incrociate perché fa freddo, ok? Se invece è una posizione di nervosità, oggi mi permetto di indicarvi sempre, ma se avete freddo oggi fate bene a tenere le braccia incrociate. Allora, da quando ero giovane ho iniziato a conoscere la tecnologia ricordatevi la nozione di esoscheletro. L'esoscheletro è qualsiasi corpo esterno, vedo delle persone che portano gli occhiali sono un esoscheletro, ok? Il microscopio è un esoscheletro, la scala mobile è un'aumentazione. Vediamo, la nozione di esoscheletro esiste da quando usiamo qualsiasi strumento, ok, per potenziare dei gesti del corpo. Quindi prendere una roccia per spaccare un'altra roccia è già un esoscheletro, ok? Lo Stilex, che erano i primi sassi levigati per poi tagliare altre cose, tagliare la carne. Vi parlo di quando eravamo molto più animali. Un orologio è un esoscheletro, ok? Quindi il transumanismo, poi avviene un altro fenomeno, arriva invece il corpo aumentato. L'aumento di un corpo, che cos'è? È l'utilizzo di un esoscheletro, magari condiviso, la scala mobile. È un esempio di aumento. Io posso andare al piano superiore usando l'ascensore o la scala mobile, ok? Posso usare, oggi la tecnologia incorporata, cioè la tecnologia portatile, sono esoscheletri che aumentano delle potenzialità. Qual è la differenza? Anche gli occhiali aumentano, ok? Però c'è una differenza sostanziale fra l'analogico, gli occhiali, la matita, il sasso, l'ascensore, e il digitale. Per quelle che erano qui, lo riassumo velocemente, si tratta dell'uso delle idiosfere. Le idiosfere sono le sfere dei comportamenti che riguardano le persone. Quindi, per un violinista, qui adesso ho problemi, ma ho già fatto questo esempio qui al MAD, per una violinista questi gesti rappresentano una sfera di gesti che hanno senso. Per una violoncellista, che per la violinista è uno strumento d'arco frotté, in italiano non so come dire frotté, ad arco sfregato, ok? Quindi per le compositrici, nelle classi di composizione, si scrive per strumenti ad arco. Il violino è più acuto del violoncello, benissimo, non c'è niente, è un concetto facile da capire. Ma quando si scrive per violino, io devo sapere che la violinista è in questa posizione, ok? E che la violoncellista è asseduta ed è in questa posizione. E cambia un mondo, cambia il modo di pensare il mondo. Ecco, questi si chiamano idiomi. La musica non ha mai lasciato gli idiomi, che vuol dire specificità. La musica non li ha mai abbandonati perché è stata sempre la musica che si occupa, come sottoscritto, di musica su strumenti etnici, ok? Che sono talmente datati che si è creata una pedagogia, delle sale da concerto, una liuteria, benissimo. L'informatica, invece, è soprattutto l'informatica digitale di questo tipo, le famose cose tattili, i tablet, ok? Cambiano l'impostazione del mondo. Perché è la prima volta nell'umanità in cui avviene questo. Avviene che, se voi pensate, mi riferisco sempre alle donne al plurale, lo capite e lo ripeto, quindi voi uomini adattatevi. Ecco, se voi pensate a voi donne, quando vi alzate, siete a letto la mattina, suona la sveglia. Quindi il primo gesto, che è quello di spegnere la sveglia, immaginiamo che in un'ora voi usciate di casa per andare a scuola, immaginiamo che ci mettiate un'ora. Immaginate ai gesti che fate, ai gesti specifici nel mondo del femminile, che vanno dal letto, da quando siete sdraiate, fino a quando uscite e chiudete la porta di casa vostra. Vorrei, non lo fate, ma se esiste un gesto che può essere, come gestualità, che può essere scambiato con un altro, io come uomo, che quindi sono diverso dalle donne,
Non ne conosco. Cioè, quando mi lavo, il gesto di lavarmi i denti è un gesto molto tecnico. Quando avrete dei bambini, laverete i denti dei vostri bambini, vedete come ci si sente tutti abbastanza scemi, perché non sappiamo lavare i denti di un'altra persona. Io qua porto le scarpe sempre con le stringhe. Fare le stringhe chiede un altro gesto molto tecnico. Fare il caffè, bere il caffè, schiacciare la luce, il rasoio elettrico, il rasoio a mano, io lo uso tutte e due, ok? Radermi la barba o radermi la testa. Ogni volta sono gesti diversi, che implica un approccio del mondo cognitivamente diverso. Perché se io mi rasassi la testa come mi raso la barba, verrei qui pieno di sangue. È normale, è normale. Voi avete tutti i capelli, quindi Damiano lo sa, ma è normale, capite? E se io lavassi i denti come mi allaccio le stringhe, non so, probabilmente avrei del dentifricio ovunque. E se io non voglio entrare in altri dettagli, ma pensate a questo. Quindi in un'ora della vostra giornata, che l'ora più è l'ora in cui siete più donne, è l'ora in cui siete più uomini, l'ora in cui siete più legate alla vostra natura sessuale, è quella prima ora lì. Poi quando uscite di casa, quando girate la chiave della porta, allora il mondo diventa molto più uguale, molto più tutt'uno. Guardate cosa succede invece nel mondo che frequentate non un'ora al giorno, ma che frequentate tante, tante, tante ore al giorno. Questo, ripeto, l'ho già fatto vedere, quindi vado molto veloce. Ok. Ecco, questi sono i gesti che voi fate quotidianamente, io lo faccio quotidianamente, che sono gesti con pochissime dita, molto piccoli, e che sono intercambiabili. Io, se devo leggere la mia mail sul telefono, uso gli stessi gesti per guardare che tempo fa, per magari chiamare mia moglie che è a Parigi, per scrivere un sms o per leggere una mail della vostra professoressa, ma sono cognitivamente tutti gesti uguali. Ok? Questo fenomeno è studiato dagli psichiatri, dai pedopsichiatri, si chiama idiotizzazione. Cosa vuol dire? Che l'idiota è quella persona talmente specifica a se stessa che non sa più parlare con il mondo, che non riesce più a articolarsi con il mondo. Ok? Voi tutte, come sottoscritto, viviamo questo fenomeno di idiotizzazione. Ecco, questo è il motivo per cui io sono contro una visione transumanista. Io non ci credo. Non ci credo, io non credo che il mio corpo sia diverso perché porto un sensore a vita e quindi ho un esoscheletro digitale, ok? Penso in maniera diversa, io vi giuro che non ci penso più, lì mi vedete se avete voglia respirare, io non ci penso più al progetto di Argo, io penso ai miei incubi che ho la notte, stanotte ho fatto degli incubi pazzeschi, perché la mia vita è fatta anche di sogni e di incubi, ok? E l'incubo è stato che ieri ho visto 3 musei, in 3 ore non c'era nessuno nei musei, per me è un incubo. Cioè è stato bellissimo, ma al tempo stesso fanno paura queste cose, no? Ecco, io quando sogno non penso ad Argo, quando mi alzo la mattina non penso al sensore, ok? Quindi non è vero che sono un transumano, io sono un cum sostanziale, cioè la mia sostanza di uomo, ok, non è modificata dalla sostanza degli oggetti che uso, non lo è affatto. Quindi il movimento consustanziale è un movimento diverso dal transumanesimo. Dice, ma io sono più transumano, ma avete diritto, la cosa bella nell'arte è che si può essere in disaccordo senza ammazzarsi, ok? Anzi, sarebbe molto bello vedere dei movimenti che sono in conflitto e creare quelle famose querelle artistiche dove ci si batte per degli ideali, ci si batte come con le opere d'arte, molto bello. Manca questo da troppo tempo. Allora, oggi vi parlo del movimento, chiamatelo anche cumumanesimo, sapete, quando si danno dei nomi è sempre molto difficile, è come se un bambino dovesse dire come ti chiami dando il nome di se stesso, vengono fuori delle banalità. Il concetto è questo, è come oggi l'arte, aumentata dalla tecnologia, mantiene idiosfere completamente diverse e non ridotte. Questo è il concetto più importante. Sappiate che nei movimenti artistici ci sono sempre 1 o 2 concetti, non troppi. Troppi concetti è più una tesi di dottorato, no? Che con l'arte esiste oggi come programma di studio, ma io non so se avessero chiesto a Picasso di fare una tesi di dottorato, chissà cosa avrebbe detto, poverino. Magari delle banalità, perché è obbligato a fare in formati che non sono quelli dell'artista, no? L'artista ha dei formati anomali, atipici, audaci. Ricordatevi dell'audacia degli artisti, parlo alle compositrici. Più audace, perché ci vuole un po' più di... Allora, oggi inizio con... Ripeto, oggi ogni volta vi do dei concetti di questo movimento che si distingue in 10 punti programmatici,
come tutti i movimenti, quelli che, se pensate a un movimento surrealista, se leggete il movimento Dogma 95, che era uno degli ultimi movimenti cinematografici con Lars von Trier, che forse avete sentito nominare, quello che ha fatto dei film duri, i movimenti, diffidate dei movimenti carini. Io diffido molto dei movimenti gentili, perché non è vero, l'arte nella sua audacia vi butta in faccia la crudezza del mondo, okay? E la crudezza del mondo è il mondo che vibra insieme a voi. Allora inizio, il primo concetto è che la fonte di ispirazione è l'umano, e vedrete quanto l'umano è fondamentale in tutti i progetti che faccio vedere, cioè l'umano delle sue idiosfere, dei suoi gesti, della sua gestualità, dei suoi strumenti musicali, perché io sono attaccato a questi, ok? Il secondo è la nozione di amplificazione. Tutto ciò che può amplificare l'umano a noi va bene, perché vuol dire aumentare le idiosfere, ok? Tutto ciò che invece tende a ridurre l'umano a noi non piace, non lo facciamo. Quindi vi dico i 10 punti, ok? Il primo punto è l'umano come fonte di ispirazione. Secondo punto, tutto ciò che può amplificare l'umano, dalla voce agli amplificatori di gesti, ai prolungatori di gesti, quindi alla famosa realtà aumentata, ok? E altre cose che vediamo oggi. Ecco, questo è solo per le musiciste. La volontà di non fare musica voce vibrata. Ma dici, cos'è sta storia? Perché vibrata? La voce vibrata è quella del bel canto, così, no? Ecco, perché quello è un mondo che noi consideriamo fake, falso. Perché era un mondo che è nato soltanto verso la fine del Settecento, ok, per motivi di amplificazione della voce, perché non avevano i microfoni. Ma visto che oggi abbiamo i microfoni, esiste Björk, esiste Edith Piaf, ok? E quindi per noi considerare la voce vibrata ancora oggi, vi parlo solo delle musiciste in questo caso, per voi delle belle arti sembra non aver senso, è che per noi vedere una cantante che fa un vibrato, scusate l'espressione, si dice vibrato da balena, perché per poter avere questa potenza di voce wagneriana, per superare un'orchestra wagneriana, che sono forti, queste povere donne devono avere un corpo che viene... Quindi vedete queste assurdità, non so, della Salomè di Strauss, la storia di Salomè che chiede al re Erode di decapitare Jean-Baptiste, no? Mi parlo in francese, Giovanni Battista, e che fa questa famosa danza erotica, no? E quando voi lo vedete dal vivo, poverine, queste cantanti che hanno questa mole dettata dal fatto che devono cantare fortissimo e che per cantare fortissimo devono per forza le cantanti devono mangiare, hanno dei regimi ingrassanti, no? Sembra per voi artiste, giustamente dici, ma che strano, è così, no? E perché se non hanno quella massa non possono cantare. Allora potete chiedere a questa povera donna che giustamente ha preso quel peso per superare l'orchestra di fare una danza seducente, ma dai, mettetelo un microfono e lasciatela vivere com'è. Ecco perché la voce vibrata noi non la vogliamo vedere. Non è una riduzione delle idiosfere, è un vecchio modello delle idiosfere che per noi non funziona più. Il quarto punto, la prosodia. Vedremo cos'è. La prosodia è il modo in cui vi sto parlando. E posso cambiarlo tantissimo accelerandolo. La prosodia è quello che ha reso dell'umano la parola diverso dal grido animale. Ok? Quindi è quello che è la base della parola. Quindi tutto ciò che potenzia la prosodia fa parte del transumanesimo, del comumanesimo. Okay? Tutto ciò che è valorizzazione e della simulazione della parola fa parte di questo movimento. Lo capirete tantissimo. Ve li cito tutti perché ogni volta farò riferimento. Anche questo che vi dico è strettamente musicale. Sono solo due quelli strettamente musicali. Perché io, vi ricordo, sono un artista, ma di origine musicale. L'utilizzo di funzioni formali esplicite. Cosa vuol dire funzioni formali esplicite? Sapete anche voi che l'architettura non ha mai perso la funzionalità. In architettura ci vuole una porta d'ingresso, ci vogliono le fognature, ci vogliono i cavi elettrici. Invece in arte voi potete concepire il vaso di Armand è un vaso pieno, che non ha la funzionalità di tenere i fiori. Punta all'astrazione e nella sua astrazione punta alla trascendenza. Gli architetti possono farlo con i piedi per terra perché possono puntare a novità, innovazione, però devono avere le fondamenta, devono prevedere che non crolli l'edificio, se no non è appunto architettura, sono gesti artistici. Ecco, vuol dire che le funzioni formali in architettura sono presenti sempre. Una scala è una scala, okay? Un ascensore è un ascensore, una fognatura è una fognatura, okay? Un terrazzo è un terrazzo. Ecco, essendo io venendo da una musica che ha perso
E cosa significa? Che gli architetti sono per forza di cose in contatto col mondo. Non hanno mai potuto astrarsi troppo. Anche gli architetti più potenti, anche quelli che per me sono più vicini all'artista che al geometra, ok? Alla geometra. Quindi, ecco, la musica che io da cui vengo aveva smesso di interrogarsi. Oggi non vedo una persona, ma ne parlo come se fosse qua, che mi diceva: Jacopo, dobbiamo dire chiaramente che le avanguardie hanno fallito. Ci ho riflettuto tutto da quando siamo visti mercoledì scorso. Non credo che abbiano fallito le avanguardie musicali, creando questa musica un po', anzi, ostile, difficile, complessa, inaccessibile. No, era un binario espressivo che arriva. È come quando voi fate una bellissima passeggiata, ma arrivate dove c'è uno strapiombo, cioè la terra finisce, inizia il mare, no? E quindi non è che hanno fallito, poverini, avevano un tragitto che ha dato la sua fertilità e che da lì in poi non può andare avanti, anziché ostinarsi e cadere giù dal burrone, ok, dire: ma ragazzi, torniamo indietro e cerchiamo altri percorsi. Ecco, perché vi dico questo? Perché uno dei motivi per cui io e gli altri che fanno parte di questo movimento usiamo le funzioni formali, perché, come vi dicevo, la canzone pop si riallancia degli archetipi barocchi che funzionano, che sono... Ecco, allora noi abbiamo detto: ricopriamo anche noi le funzioni formali della musica, ok? Anche quelle che funzionano, questi famosi archetipi di cui ho parlato l'ultima volta, che funzionano, semplicemente li inspessiamo. Queste si chiamano funzioni formali. Il sesto punto è la calligrafia. Queste sono le cose fatte a mano. Il tornare a... Nel mio caso lo vedrete in maniera... non provocatorio, magari può darvi disturbare, non credo che vi disturbi, però vedrete, io scrivo musica su dei corpi umani, che non sono un perverso, viventi, corpi umani viventi, se fossero morti sarei un perverso, penso. Ecco, perché addirittura vedrete, la calligrafia cosa vuol dire? Jacopo, ma tu usi dei software per generare, perché vi parlerò della generatività, dell'interattività? Sì, però per quando devo scrivere le partiture, mi obbligo a scrivere a mano. Perché voi, ancora una volta, delle belle arti, probabilmente se fate il disegno, non avete perso questo rapporto cognitivo al gesto. Le musiciste, quando fanno click, click, click tutto il tempo, click per fare una nota di un secondo, click per fare una pausa di 10 secondi, click per mixare un suono, click per fare una rigatura di espressione, è una riduzione delle idiosfere, quindi noi abbiamo deciso, usiamo il computer, sempre, ma usiamo anche la scrittura a mano. Cum sostanziale. Dice: mi, che vecchia scuola. Non credo che sia una vecchia scuola, credo che faccia parte in ogni caso di quello in cui io credo. Ovviamente l'utilizzo dell'informatica, punto numero 7, cioè che l'informatica nella sua più grande estensione, cioè l'informatica come intelligenza artificiale, vedremo mercoledì dei software di intelligenza artificiale applicati alla musica, questo appartiene a, è convertito tramite dei software, cioè quindi l'uso dei computer come un mondo che appartiene, c'è la calligrafia ma c'è anche l'informatica. L'ottavo punto è l'utilizzo di qualsiasi forma di sensore che aumenti il corpo, qualsiasi esso sia. Con Agathe Vidal usiamo dei sensori muscolari, dei sensori dove quando lei fa questo gesto semplicissimo del bicipite o un gesto del quadricipite, succede qualcosa, ok? E che quindi c'è un'estensione delle idiosfere. Il nono punto è il più difficile, ne parliamo passo per passo, è l'utilizzo delle metalepsi, che è una tecnica di scrittura dell'epoca di Dante, dell'epoca di Shakespeare, e che non è che voi quando andate al cinema e vedete Matrix, o Harry Potter, qualsiasi cosa che abbia dei legami fra una cosa e un'altra, ok, voi ne traete un godimento. E quando guardate, non vi parlo di un artista tipo Kunz che fa tutta un'esposizione su un concetto fondamentale, che quindi c'è la consistenza, ma la metalepsia è ciò che permette di creare l'opus, quello di cui vi parlavo tempo fa. In musica, sappiate, l'abbiamo proprio perso. In musica c'era questo concetto di non mai ripetersi, perché se ti ripeti, se ti ripeti vuol dire che non hai idee, se non hai idee vuol dire che non sei fertile. Vallo dire a Mozart, capito, che ha ripetuto degli stilemi, ecco. Quindi il movimento consostanziale recupera la metalepsi. E l'ultimo è la polimostrazione, termine francese, che vuol dire fare musica per qualsiasi contesto possibile,
musica per i concerti, musica per le installazioni, musica per le piscine, musica per gli skate park, dove vi parlerò di progetti, vedrete di tutto. E se verrà fuori musica per cuochi, ve ne parlo, non ho gli esempi ma ci sto lavorando, musica con i cuochi, perché noi vogliamo espandere le idiosfere, fare in modo che questa ghettoizzazione nella quale la musica si è chiusa, questa musica che si è un po' idiotizzata, da cui io vengo, ecco, io insieme ad altri abbiamo creato questi. Questi sono 10 punti, allora: l'umano, l'amplificazione, la voce non vibrata, la prosodia, le funzioni formali, la calligrafia, l'uso dell'informatica, l'uso dei sensori, cioè gli esoscheletri, le metalepsi e il polimostrazione. Questo è il movimento, punto. Se avete voglia di leggervi 10 pagine in italiano o in francese o in inglese, me lo dite e io vi mando non soltanto questi punti, ma anche le 10 pagine che descrivono un po' di più questo. Oggi vi parlo di questo attraverso tanti esempi, ok? Quindi inizio con un esempio molto, per me, rivelatore. Clavicembalo, rido perché il clavicembalo è uno strumento vecchissimo. Sapete perché hanno smesso di usare il clavicembalo? Questo qui, il rapporto con la società e la vibrazione. No, prima ve lo faccio sentire e poi ne parliamo. Thank you.
noi musicisti piace molto anche il finale quando sente l'ultimo suono. Questo è un esempio di un pezzo da concerto, okay, che usa uno strumento vecchissimo, il clavicembalo. Il clavicembalo è stato abbandonato per un motivo semplice: non poteva fare il forte nel piano. Perché, non so se avete visto come suona, è con una gestualità molto, molto cool, molto poco dinamica, se suona più forte non cambia niente. Quindi abbiamo creato nei secoli poi il pianoforte, perché abbiamo cambiato proprio la tecnica strumentale. Quindi uno strumento che è rimasto segregato a un repertorio barocco, tardo barocco, poi è arrivato il forte piano, pianoforte, quello strumento lasciato lì. Okay? Questo clavicembalista, che come avete visto è molto aperto di spirito, perché quindi ovviamente mangiano un repertorio d'epoca, no? Lui ha dato una serie di commissioni a diversi compositori, fra cui io, adesso ne sta facendo uno totalmente dedicato a delle compositrici, e quindi mi ha chiesto questo pezzo che è stato totalmente scritto su Agathe. Agathe è quella performer che vedrete qua, e che se Agathe fosse stata Giorgio, il pezzo sarebbe stato diverso. Questo avete diritto di non crederci, ne parleremo più tardi. E che se Agathe fosse stata Giulia, il pezzo sarebbe stato diverso. Quindi l'umano non è soltanto l'umano relazionale, è l'umano dell'energia del corpo che trasmette. Okay? Avete sentito la potenza acustica di questo strumento? Se ascoltate un clavicembalo qui, è piccolino il suono del clavicembalo. Ovviamente l'amplificazione fa parte di questo. E l'aumento delle idiosfere, dei gesti che non sono neanche da clavicembalo, che sono gesti da percussionista, che suona con precauzione, che è uno strumento leggero il clavicembalo. Se dai una spinta casca per terra, non è come un pianoforte che pesa quintali. Il clavicembalo pesa qualche decina di chili. Quindi come trovare un ampliamento delle idiosfere del clavicembalista senza rompere lo strumento, perché sono strumenti preziosi, e facendo in modo che ci sia un pezzo da XXI secolo che riguarda un esempio di aumento delle idiosfere. Okay? Adesso vi faccio vedere progetti completamente diversi, che qui non ci sono sponsor, ogni volta farò il legame con chi paga, me lo sono imposto. Jacopo, tu scrivi gratuitamente? Sì, mi capita qualche volta di scrivere gratuitamente. Cosa vuol dire? Senza avere uno scambio economico. Perché? Anzi, devo dirvi la verità, no, non scrivo mai gratuitamente, sempre generosamente. Perché se ci sono delle strumentiste o degli strumentisti di cui ho una grande stima, perché mi piacciono come suonano, mi piacciono umanamente, ok? E non ci sono soldi, non è grave, facciamo un progetto insieme e poi generosamente che generiamo un'economia. Quindi mi succede ogni tanto di scrivere senza una controparte economica. In questo caso chi ha pagato? La Germania, lui è italiano, vi racconterò anche tutte, non è normale che fa parte degli artisti il fatto di non essere normale. Vi citerò una serie di esempi dove dici, ma tu Jacopo sei italiano ma anche francese, sì. È normale nascere in Italia da due genitori italiani? E quando Berlusconi diventa, qui faccio un po' di politica, non mi frega niente, quando Berlusconi diventa ministro della cultura, e mette al ministero della cultura il direttore generale dei McDonald's, io non ci sto. Allora, io non posso togliermi la nazionalità italiana, anche se uccidessi il Presidente della Repubblica andrei in prigione, rimarrei un italiano delinquente, ok? Allora cosa faccio? Vado al Ministero della Cultura francese che mi sostiene da tanti anni e dico io chiedo un asilo non politico perché non sono italiano, non sono né un terrorista né uno perseguitato, non sono una minoranza etnica, ok? Voglio diventare francese e sono diventato francese. Voi ci sono delle straniere che, ma pensate a voi italiane se voleste diventare greche, dovete passare dal Ministero dell'Immigrazione, no, sono cose che la volontà degli artisti, l'audacia. A che cosa è cambiato che Jacopo sia diventato francese per l'ex ministro del primo ministro italiano? Niente, non sa neanche che io esista. Per me, tantissimo. Io vivo meglio il fatto che quando c'era lui, io ero francese. Perché vengo alloggiato all'Institut Français? Perché io sono ancora un po' in conflitto con una certa parte dell'Italia dedicata alla creazione musicale, che non fa niente. Allora io sono francese. E allora arrivano i soldi. Stranezza, questa stranezza. Quindi la Germania paga Luca Quintavalle, la Germania. Luca Quintavalle è italiano, io sono francese, la Germania paga. Quindi io sono stato pagato per fare questa cosa, il video purtroppo è stato fatto, poco importa, è un video così. E quindi si tratta del classico committente. Okay? Il committente ha verificato la qualità del progetto? No. Quando lo Stato paga non c'è verifica. Io quando succede questo sono contento per il mio portafoglio,
mi sento assistito, e a me essere assistito mi rende nervosissimo, perché ho 50 anni, sono in grado di pensare, di agire, e essere assistito mi rende nervosissimo. Io preferisco quando il committente o la committente verifichi, che, non, che venga, che sia partecipe, che le interessi che esista l'artista, non che sì, bisogna avere, fra tutti i budget vari, oh sì, c'è anche la cultura, quella di creazione, oh sì, sì, diamo quei 20.000 euro, no, quei 20 per questo progetto così, fatto. Ecco, questa a me non piace, non mi piaccio io, vuol dire che io non sono necessario. Avete visto su Facebook, no, la cultura non necessaria quando chiudevano i teatri, ecco, ecco. Io quasi ogni volta che sono pagato dallo Stato mi sento non necessario. Ogni volta che sono pagato da dei mecenati o degli sponsor mi sento necessario. Quindi faccio vedere un progetto diverso con un artista che si chiama Miguel Chevalier. Chevalier è un nome francese, Miguel è di origine ispanica, perché lui è nato in Francia, ma per motivi suoi di affettività ha voluto legarsi alla cultura ispanica. È un cosiddetto artista, oggi vi farà ridere a molti di voi, perché per voi oggi proiettare delle... proiettare delle immagini in movimento interattive su dei muri è una roba che diceva è uguale allo scalpello, perché i tempi sono passati. Dovete pensare che questi progetti sono nati negli anni 95, quando, ripeto, era molto diverso. Vi faccio vedere un progetto che si chiama la Vague dei Pixel, l'onda dei pixel, ok? E Miguel mi dice, Jacopo, ci sono pochi soldi, però fa, Jacopo, ti porti in un posto splendido, mi porta qua alle Carrières de Beau-de-Provence. Beau-de-Provence è dove Van Gogh, che voi conoscete tutti, andava a Saint-Rémy-de-Provence, che è di fianco, okay, dove si faceva ospitalizzare, poverino, perché sapete che Van Gogh aveva non viveva nel nostro secolo, quindi trovava altre forme ma si ispirava a Carrières de De Provence. Fondamentalmente mi dice, Jacopo, ti porto qua, ti porto qua dentro, ti porto, facciamo in modo che la tua musica venga eseguita qua. Non so se vedete queste immagini che sono piccoline, chissà, io ho sempre paura quando apro le immagini così che vengano fuori di tutto, ma che non fanno, ecco, forse qui si vede adesso. Ma quando mai la mia musica può essere eseguita in un posto così bello? Quando mai? Non so. Sono le vecchie cave, no, dove prendevano il calcare per fare le case della provincia di Francia, e guardate, scusate, ci sono delle curatrici o delle persone che studiano la curatela, si dice in italiano, guardate i poverine, che quadri metti? Guarda, anche se sono quadri grandi, che cosa vuoi fare in uno spazio dove sono a volte 35 metri di altezza? No? È uno spazio espositivo, capisci? È difficilissimo, però, che per le persone fare delle esposizioni sia un castello, vuol dire una. È difficilissimo, perché la struttura naturale allestita dall'umano è così potente che sembrano delle cose faraoniche, sembra un po' l'antico Egitto, no? E quindi mi dice, Jacopo, ci sono pochi soldi, ma ti porto qua. Movimento con la musica ovunque. Ma quando mai la mia musica in un festival di musica contemporanea viene eseguito qua? Ma mai, quindi ci vado, mi fanno dormire, e ve lo dico perché capirete il contrasto che avviene dopo, mi fanno dormire in un liceo vuoto di d'estate, sembrava il film Shine, avevo terrore che qualcuno mi uccidesse, non so, che il bidello venisse di notte, no? E facciamo questo progetto, vi faccio vedere, ci sono... un'acustica tremenda però. Tremenda, peggio che tremenda. Peggio che tremenda. Ma giustamente... Ma perché no? Perché vi dico una cosa, se io avessi dovuto fare qui un concerto pianoforte, avrei detto no, perché l'acustica, il pianoforte è uno strumento che ha molta potenza, in più ha il famoso pedale di risonanza, una cosa che permette di prolungare i suoni, e che quando lo suonate nelle chiese, che sono riverberanti, il pianoforte è proprio peggio, è per quello che mi hanno fatto gli organi, ok? Perché se dovete fare un pezzo per voce nelle cattedrali funziona benissimo, perché sono una, ecco, qui no, non c'è, era fatto per computer, questa qui è un'installazione interattiva, no? E allora quello che viene considerato, e la tua domanda è splendida, quello che viene considerato negativo, ma pensate a quelli che fanno scultura e che hanno un blocco di una roccia che ha delle venature di un certo tipo, le venature sono date e magari sono
in conflitto col vostro progetto e voi tenete in conto questa tensione, questa articolazione. Io quando scrivo dei progetti su dei corpi, sono corpi tutti diversi e tengo in conto l'energia del corpo su cui scrivo, i nei della persona, le pieghe, le difficoltà tecniche di scrivere su una spalla piuttosto che su un piede. Ecco, allora cosa facciamo? Ovviamente andiamo a sentire l'acustica. Quando dico c'erano pochi soldi, devo relativizzare, pochi soldi per pagare l'artista lui stesso, pochi soldi per pagare l'altro artista che sono io. Ovviamente, come vi faccio vedere, aveva dietro un festival delle belle arti, ovviamente, parlo del conservatorio che noi soldi non li vediamo dall'epoca di Tutankhamon, ok? E quindi faccio vedere questo video. Allora, tutti i video che vi faccio vedere sono sul mio sito, quindi poi li ritrovate se per caso proprio foste appassionati, dico, caspita, voglio ascoltarmi la musica di Jacopo per tutta la mia vita. Allora, ve lo dico perché quando lo faccio, poi abbassano anche il suono. Dove è finito? Dove sei finito? Qua. Occhio ai volumi, Jacopo. Quindi non ci sono musiciste, sono solo computer. Ma prendiamo con delle telecamere infrarossi, oggi è una banalità dirvelo, delle telecamere che vedono il corpo che è più caldo della pietra, trasformano il corpo in un grosso sensore, un grosso pixel, in un mouse. Ok, volumi. Il festival si chiama Apart, che è un festival. Questa commissaria, Leila Voigt, è una delle donne più intelligenti che io abbia mai conosciuto. Questo è importante, 70 videoproiettori, ok? Non c'è scritto le musiche, 40 altoparlanti mono, parlo ai musicisti, perché era meglio fare in mono proprio perché qualsiasi cosa con più punti di uscita diversi era inascoltabile. Ok, quindi il mixaggio mono è una cosa che non facciamo mai noi, perché parlo alle musiciste, perché è una cosa brutta. E invece la cosa brutta in un posto brutto a volte è funzionale, perché non lo devi ascoltare, lo devi ascoltare camminando con un riverbero tale che... Vi faccio vedere qualche secondo. Ricordatevi i motivi che vedete qua. Miguel Chevalier è un uomo che ha 60 e passa anni, e che lui si è ispirato, il suo movimento è quell'arte digitale, quindi usa i simboli dell'arte digitale, gli 0 e 1, le chiocciole, cioè come si chiama in italiano, la chiocciola, gli hashtag, i simboli del CD, quindi play, stop, oggi non esistono più, ma erano simboli del digitale, nell'LP, negli analogici non c'era stop, play, vai più veloce. Quindi la musica che sentite è una musica che è generata in tempo reale, anche il ritmo, da dei software, da un computer, e il movimento che vedete delle immagini è dato dal fatto che quando passa una persona, la telecamera vede e dà movimento all'immagine. Perché mi autorizzo ad andare avanti in maniera così? Perché nella musica generativa il controllo della forma è molto più semplice, molto più da tappezzeria che nella musica scritta da concerto. Quindi non ho problemi a interrompere questa tappezzeria musicale, perché la gente parla nelle installazioni, la gente prende le foto, discute, urla perché la musica è forte. No? Quindi formalmente una compositrice, se è in vibrazione con il suo tempo, con il suo luogo, deve comporre con delle funzioni formali adatte. Se io invece avessi scritto una roba particolare per quelli che il cembalo, dove si sta seduti in modo molto, come si può dire, dettato da un altro protocollo, allora è diverso. Infatti non ho interrotto il pezzo di musica scritta, eh? Ecco, invece lo interrompo perché è come la tappezzeria, un po' la pizza al trancio, no? Vado avanti apposta. Quindi cambiano i motivi, no? Quando i motivi cambiano sentirete che c'è un evento musicale associato, quindi c'è una doppia interattività. C'è l'interattività dettata dal pubblico, ma l'interattività data dal linguaggio fra le immagini che controllano la musica.
Quando Miguel cambia il setup video, la mia musica cambia, cambia la tappezzeria, se volete musicare. Adesso vedrete qui un esempio proprio della telecamera. Ovviamente non mi ricordo più quante telecamere ci fossero, non erano 40, c'erano 40 altoparlanti, 70 videoproiettori, c'era credo una decina di telecamere. Ecco, qui c'è un signore che ha scoperto dove è la telecamera e quindi si mette a fare la peggior cosa che succede nell'arte digitale, il videogame. Cioè funziona, non funziona, funziona, non funziona, funziona, non funziona. Benissimo. Noi siamo qui dove, vedete, questo è stato un festival che è stato aperto per 3 giorni, solo 3 giorni, perché costa tantissimo mettere insieme queste cose, è il motivo per cui vedrete quando parleremo del progetto qui lungo il fiume, solo 3 giorni, perché costa tanto, è molto più piccolo lungo il fiume, ma anche qui è importante tener conto, il rispetto è sempre reciproco, la generosità è reciproca. Noi non sappiamo, ma c'è il direttore della seta di Hermès. Io vi giuro, Hermès sono come Chanel, sono quelle case in cui non entro perché non ho i mezzi per comprarmi i foulard Hermès. Hermès è una marca. No, volevo dire che io ci sono stata a Carrière de Lumière, anni fa, ma lì hanno cambiato, lì non è più Leila Voigt la direttrice, lì non so chi sia, e io non sono favorevole a prendere dei quadri di Van Gogh. Che sono quasi tutti. Van Gogh non era scemo, esistevano le tele grandi. Perché non lo sapete, giustamente la signorina è andata alle Carriere e adesso fanno le proiezioni di Van Gogh piuttosto che di Gauguin. Adesso a Parigi c'è la stessa cosa, lo stanno facendo sulla Mona Lisa. Prendono dei quadri piccoli, li digitalizzano di altissima qualità, poi li proiettano su pareti giganteschi e li rendono animati. Attira pubblico sta roba qui, ok? Perché Mona Lisa è famosa, perché Van Gogh è facile da interpretare, quindi mettere in movimento le nuvole di Van Gogh o il cielo stellato di Van Gogh è più facile che mettere in movimento, un'opera astratta che fa più fatica a capire il movimento. Fanno dei mixaggi, vanno da Tchaikovsky a Schoenberg, giuro, io non sono d'accordo, quindi io non ho partecipato lì, vi ho parlato di una donna di un'intelligenza superiore, Leila Voigt. Questi qua, se andate è come andare a Euro Disney. E perché sono contro particolarmente? Spero, non so, tu hai il diritto che ti sia piaciuto, perché giustamente il mondo è diverso. Perché Van Gogh quando fa dei quadri piccoli non è perché è scemo, è perché decide che il formato gli corrisponde, capite? E io di vedere Van Gogh grandissimo con gli uccelli che si muovono, ma anche no, io, Jacopo. Poi, giustamente, tutto un pubblico diverso ha il diritto di fare questo, ma non è la stessa direzione artistica. Perché se fosse venuto il direttore di Hermès e aveste visto Van Gogh che si muove, probabilmente ragazzi, ciao. Invece il direttore della seta, interessante sta roba qua, vedete perché. Io non sapevo neanche stesso la direzione della seta. No? Di Hermès viene, chiama Miguel e dice, c'è un problema. Quale? C'è stata una fuga di informazione, dobbiamo parlare, cioè già vediamo arrivare gli avvocati. Io come musicista, i musicisti come sempre gli ultimi, ma Miguel panica e dice, ma cosa sta dicendo? Sì, noi stiamo facendo le nuove cravatte uomo per la nuova collezione, voi chiaramente avete avuto accesso ai nostri disegni, ai nostri motivi, e voi li state usando per fare le vostre installazioni. Miguel dice, Ciccio, vieni qua, vieni nel mio atelier. Guarda, lo 01, sono da quando tu non eri ancora nato, che io faccio quadri con 01 e immagini e fa... Allora Hermès dice, ma come non... Allora Hermès si rende conto, è una casa che fa, voi donne in genere conoscete meglio degli uomini perché fanno i foulard, fanno le borse, no? E hanno dei motivi, il cavallino, la lucertolina, vi parlo di un mondo che non mi appartiene, perché io quando vedo le cravatte col cavallino non le ho mai comprate, dicendo. Allora loro dicono, dobbiamo rinnovarci, perché questa marca Hermès è rimasta molto sul XX secolo, vogliamo fare la seta fa le cravatte, vogliamo fare le cravatte dell'uomo moderno, qui non posso parlare al femminile perché è proprio pensato per l'uomo maschile moderno, ok? E quindi cosa fanno? Chiamano un artista che fa i nuovi motivi Hermès sugli 0 e 1, vi farò vedere fra un attimo, e si rendono conto che cosa? Che sono degli artisti che sono a tempo con loro, gli sponsor. Gli sponsor non credono negli artisti, credono nell'efficienza fra un progetto che esiste, come gli sciatori. Gli sponsor prendono, tu sei bravo a sciare, ma guarda, vieni qua, ti pago. Tutto quello che vuoi, ogni volta che finisci di sciare, metti lo sci grosso così.
Ok? Quando non uscirai più bene, viene la prossima che finanzieremo. Noi eravamo semplicemente in risonanza con il modo di fruizione. Allora Hermès cosa fa? Dice: quanto costa? Io dormivo in un liceo. Abbiamo pagato il videoproiettore, abbiamo pagato la direttrice, ha pagato i direttori, gli altoparlanti, un pochino di soldi per il musicista, io un pochino di soldi per il videoartista. Arriva una grossa casa e dice: quanto costa? E non dici: ma il notte in liceo mi è costata l'acqua calda. Come fai a fare i prezzi di una, quando sei di fronte a una marca del genere? Se tu dici costa 5.000 euro, dici: c'è un problema qua, puzza, no? Costa 5 milioni, troppo caro. Quindi anche qui, come calcolare i prezzi delle opere d'arte quando siete di fronte a degli sponsor? Io qui non ero capace di farlo, nonostante con Luciano Berio avessi studiato come quantificare dei progetti da proporre a delle fondazioni, quello era più facile da fare, perché quanto costa un professore, le ore di insegnamento, l'affitto delle macchine, i viaggi, magari qualche soldo per fare un pasto, quello è facile. Michele invece no, viene dal vostro mondo, viene dalla Art Basel, viene dai posti in cui si vende l'arte. E io dico: Michele, grazie. Allora cosa succede? Succede questo. Ci chiedono di noleggiare l'opera. Ci dicono: mettiamoci d'accordo, ok? E cosa fanno? Una grossa scatola. Hermès ha delle belle confezioni. Quando comprate qualsiasi cosa da Hermès, fanno una scatola bellissima. Loro concepiscono una scatola più grande di questa sala, ok? Dove c'è l'ingresso, c'è l'aria condizionata, ci sono le cravatte esposte e poi c'è l'installazione che vi faccio vedere adesso. L'abbiamo fatta in 20 città del mondo. Non ci sono tante pareti, c'è un'unica parete con 3 videoproiettori sempre per creare un'omogeneità dell'immagine. Vi faccio vedere, è molto semplice. Quando vi dico che è verificato, no, perché molti mi tacciano di mitomania, no? Invece no, molti, cioè queste sono delle foto di installazione, vi faccio vedere che io taglio il nastrino Hermès. Quello che avete dietro l'arancione è la scatola di Hermès, dove questo è Miguel Chevalier, questo non mi ricordo più il suo nome purtroppo, è l'artista che ha fatto i motivi delle cravatte, e questo sono io, e qui è quello che vedete qui. E quando dico 25, anche lì la musica contemporanea, Jacopo, tu sei mai stato eseguito in India? No, perché la mia musica non interessa il sistema culturale indiano. È stato mai eseguito in Sud Corea? Sì, ma come? Pagandomi il biglietto. Sei stato in Giappone? Sì, ma non è. E mi fanno fare il giro del mondo, ok, a me e a Miguel, per promuovere, lo sponsor è questo. Ti pagano per essere, devi accettare di essere associato a questa marca. Noi abbiamo verificato che è una marca dove la deontologia è piuttosto sana, è una marca che non delocalizza, è una marca tutta francese che fa tutto in Francia. Ci sono marche con cui avrei più difficoltà, anzi con cui non lavorerei. Alcune marche che escono dalla seconda guerra mondiale, quella tedesca, che facevano elmi militari, che facevano, ecco, io non sarei in simpatia con queste marche, okay? E quindi però mi dicono: bene, ecco, l'unica cosa che mi chiedevano di fare era mettere una cravatta arancione, perché non è normale che io avessi la cravatta arancione, Miguel aveva anche lui la cravatta arancione. Ecco, allora vi faccio vedere l'adattamento, cos'è cambiato di questa musica. Vi faccio vedere, perché da una foto nei video non si vede. L'unica cosa che è cambiata è che avevamo messo qui un iPad, mentre nell'installazione del Beau de Provence era Miguel che sceglieva quando cambiare i preset video e la mia musica era automaticamente sincronizzata. Qui c'è un iPad dove lo spettatore o la spettatrice sceglie quale motivo vedere. Okay? Questo era un equilibrio che abbiamo dovuto negoziare con loro. La versione che vedete è quella del sito Seattle. In realtà è la stessa cosa che abbiamo fatto in tutte le città, che non mi sto a citarvi, ma sono tante città. Attenzione ai volumi sempre. Scusate, non so se notate le date, e questo è anche importante per chi fa musica. Il festival era avvenuto nel luglio del 2012. Iniziamo la tournée con Hermès nell'ottobre. Quindi c'è agosto, settembre. E qui parliamo di artigianato allora. Bisogna adattare il progetto in tempi utili. E io dico: io sono un compositore, io per fare il mio pezzo, io ho voglia di 6 mesi di tempo per scrivere a casa con calma, perché devo bere la mia tazza di tè, perché non voglio essere stressato.
e perché poi devo, però comunque consegno il pezzo il giorno prima della prova, perché comunque noi compositori siamo sempre veramente fuori tempo, come vi dicevo, no? No, dicono qui, no. Il mecenate, ok, già da settembre voleva vedere il ritorno, non era, e dice, facciamo questo progetto, noi iniziamo ad ottobre, noi i primi settembre vogliamo vedere se funziona, vengono ad ascoltare la musica, ok? E qui fai troppo forte, qui non devi fare delle cose più, quindi sentirete, e io dialogo con loro come per la musica da film, perché c'è un ritorno, e io mi sento al mio posto. Capite? Perché comunque si tratta di musica, tra virgolette, da tappezzeria, cioè musica al chilometro, perché è musica generativa, non è musica completa, non c'è niente di scritto, se non negli algoritmi, ma vedo che c'è un'equipe, ma non uno con cui dialogo. Ragazzi, non avete idea del mondo degli sponsor cosa sia? Se è difficile organizzare dei miei interventi fra il conservatorio, le belle arti, il MAD, perché ci sono articolazioni, quando siete con degli sponsor di questo tipo avete dei filtri, ma che non sono gentili, capite? E se tu non sei presente quel giorno all'appuntamento perché non sei pronto, ma il progetto salta, non è che ti dicono ma si riprovi fra 6 mesi, no? Ecco, ci tengo a dire queste cose perché è cattivo, è crudele, mi sento privato di qualcosa, io, ma no, ma tutt'altro, mi sento accelerato, mi sento felice di essere in un mondo che è stato eseguito in 20 città del mondo con delle fruizioni da migliaia di persone, dove Jacopo, tu se avresti potuto andare a Città del Messico, c'erano già andato una volta, quante persone sono venute a sentire il tuo concerto? Probabilmente la metà di questa sala, probabilmente, mi ricordo, la prima volta sono stato in Messico. Quando abbiamo perché questo è importante, ho dimenticato di dire, dove esponeva Hermès? Dove ricordatevi il potere muscolare, no? Il potere utopico. Noi, Michele e io, rispondiamo al potere utopico, riusciamo a far sognare che cosa? Piuttosto che vedere le cravatte, che poi avevano la loro pubblicità, c'era la pubblicità delle cravatte, noi non facciamo pubblicità delle cravatte, noi abbiamo fatto l'installazione, vi faccio vedere, ma dove lo esponevano? A Seattle, piuttosto che a Milano, piuttosto che a Tokyo, abbiamo fatto 5 città della Cina, cioè Pechino, Hong Kong, Shanghai, Nanjing, Shenyang, che non so se voi conoscete Shenyang, meno 40 gradi in inverno, no? Ma dove venivano esposte queste? Nei musei. Perché Hermès è come, ha la potenza di dire, io mi affitto il museo, perché? Perché volevano dissociare, guardate che questa non è pubblicità, non è la musica della pubblicità, non sono immagini della pubblicità delle cravatte. Noi crediamo in due artisti e noi siamo il potere muscolare. E noi affittiamo un museo a Milano e per una settimana, durava una settimana al massimo, c'è questa roba. No? E quindi le persone che vedono che c'è un evento del genere vanno a vedere, perché è in un museo, non è in un supermercato. Capite? Quindi quando si parla di sponsor, sempre con questa, sempre, a volte con questo tono un po', ma chissà dove ci mettono, magari in un parcheggio, no? Ma già perché no? Magari pensate che musica uno dovrebbe fare per un parcheggio, che opera d'arte dovrebbe fare per un parcheggio, ok? Magari. Ma comunque eravamo nei musei, qui, quindi non mi ricordo il nome del museo di Seattle o delle grandi gallerie. A Dubai c'era l'unica galleria all'epoca, era una galleria di arte contemporanea. Vado subito avanti perché faccio vedere un attimo. Dai. Qui vedete quando questo era il mio assistente, quando si muove appunto le immagini si muovono. Faccio vedere gli 0 e 1, da qualche parte ci sono. No. Scusatemi, essendo musica da tappezzeria mi autorizzo. Ecco. Questi sono gli 0 e 1 che avete visto prima. Scusatemi, perché sono gli stessi motivi di prima. L'unica cosa che è cambiata è che il pavimento è più lussuoso, la qualità della proiezione è più figa, perché hanno, scusate, è più di alta qualità, e la chicca, di cui sono fierissimo, sono fierissimo di questa cosa, per chiunque venga dall'ambito del digitale sa che i cavi jack sono analogici, no? E allora, siccome hanno detto, c'è un musicista che lavora con noi, dobbiamo fare un motivo che richiami la musica, hanno tradito il loro progetto, hanno fatto il motivo del cavo jack, che è tutto tranne che digitale, ma l'hanno fatto perché abbiamo discusso insieme su quale fosse un'icona conosciuta più o meno da tutte che richiamasse la musica, anche se non era niente digitale. Non è qua?
dovrebbe arrivare adesso. Eccoli qua. Questi sono i cavi jack. Allora, dove, vedete, non ci sono cravatte, ok? E qui noi artisti abbiamo collaborato con l'altro artista che disegnava le cravatte e hanno fatto una cravatta con il cavo jack. Ecco, questo è un esempio di un progetto nato in un contesto totalmente libero di due artisti che si vogliono molto bene, ok? Con una direttrice artistica nel 2012 in uno spazio faraonico. Io lo trovo questa artista, questa direttrice artistica, una donna super intelligente, una persona super intelligente, e poi per motivi vari ha avuto talmente successo questa cosa che il posto è stato comprato da una società, ma è giusto che sia così, che adesso fa altre cose, a me non interessa. Bene, vi faccio vedere un altro progetto, sempre con Miguel Chevalier, questa volta con Samsung. Ma quando mai la musica di Jacopo, le immagini di Miguel possono toccare Samsung? Samsung, capite, Hermès è grande, Samsung è più grande, sono proprio unità di misura che non riesco a capire. Ah, e Jacopo che musica fa? Musica consustanziale. E quando Jacopo va a parlare a cena, a pranzo, nelle riunioni di lavoro con Miguel, che cosa racconta? Come funziona il software? Guardi, deve già funzionare il software, se no non ti chiamano. Che idea hai di fare una musica generativa? Parli dei concetti che ti appartengono, della visione del mondo che la persona che sono io sono in grado di dare. Quel famoso potere utopico di far sognare. Ok? E come? Attraverso molti dei concetti che vi ho trasmesso nei nostri primi due incontri. Che spero qualcosa vi sia rimasto come tipologia di concetti. No? Per cui quando mi interrogano in senso positivo, mi chiedono qual è il mio rapporto con la musica del passato, ma io so parlare della musica del passato, ma anche tanto, perché mi piace tantissimo la musica del passato. Io sono appassionato di musica classica, romantica, un certo tipo di musica barocca mi piace tanto, la musica tardo-romantica non aderisco, Wagner mi indispettisce, però posso dire perché Wagner era un amatore, un dilettante, lo posso dire, e non lo dicono mai, posso farlo capire anche dalle partiture, far vedere come Dante come Wagner era veramente un autodidatta e si sente. Oggi, ma Wagner, tu chi sei, Jacopo, per criticare Wagner? Nessuno. Però posso dire, Wagner era un grandissimo artista, ma un pessimo artigiano. Allora, e posso farlo capire, allora se uno ascolta invece magari un grandissimo artigiano era Chopin, che non era così Chopin, in italiano si dice Chopin, che non era così potente come artista quanto lo sia Wagner. Quindi già dissociare la tecnicità dalla visione, Chopin non ha dato nessuna visione del mondo, era un artigiano. Bach non ha dato nessuna visione del mondo, era un artigiano. Wagner ha dato una visione del mondo potentissima, capite? Ecco, questo è il tipo di dialogo, sapete che c'è un libro che dovreste tutte leggere, anche le compositrici, L'occhio del 400, che immagino che tu conosci. È un testo che dovreste leggere tutte, è un po' cara la versione perché quello che ho comprato io ci sono anche le foto dei quadri, ma studiano i poteri contrattuali degli artisti qui all'epoca del Rinascimento, non solo qua a Firenze ma anche a Mantova. E Mantegna, che è un artista che in teoria dovreste conoscere, spero, per le compositrici se non lo conoscete lo capisco, ma ricordatevi questa nozione di ritardo, Mantegna aveva nel contratto la casa pagata, la legna pagata, che all'epoca era una cosa enorme, cioè era come dirvi avere le assicurazioni, i viaggi pagati, delle persone che ti fanno le pulizie, ce l'avevano anche quelle. E nel suo contratto dovevano intanto dipingere la camera degli sposi del Palazzo Ducale, ha dipinto molto poco Mantegna, ma era strapagato perché doveva partecipare ai banchetti. Dice, cosa faceva? Si spogliava? Cosa faceva? No, dava le visioni del mondo, gli chiedevano magari di Monteverdi o magari del tizio prima cosa ne pensa, e Mantegna era una persona che aveva un potere utopico, aveva una grande tecnicità che noi andiamo a vedere con devozione, ok? Ma era l'artista. Leonardo, che conoscete ancora meglio, era un pittore dotatissimo, figurati chi tocca Leonardo, però era molto lento. Se avessero dato la Cappella Sistina a Leonardo sarebbe ancora lì, ci sarebbe un metro quadro probabilmente con dei restauri costanti, no? E a chi lo danno? Però perché Leonardo era un uomo complessissimo, che non voglio dirvi nulla, ma Leonardo, io credo che qualsiasi persona stesse a ascoltare Leonardo, lo ascoltava così. Vuoi fare il tuo quadro? Ma va bene, fai pure il tuo quadro, ma no, perché era un uomo che faceva le macchine da guerra, era un uomo complesso. Chi era quello che faceva le grandi superfici? Che era veloce, che aveva dimostrato di essere veloce e che gli si può fare affidamento?
Ma Michelangelo? Era meno artista Michelangelo? No, ma avevano due tecnicità diverse, carismi diversi. E allora la Cappella Sistina facciamo fare una che lui la può fare, ce la può fare, l'altro è meglio di no. Ma l'altro vale di meno? No, ma è proprio non... Ecco, l'arte è fatta di queste sfaccettature. E il regime del sistema muscolare ha bisogno di questo. Ha bisogno dell'artista che ci metterà 30 anni a realizzare la sua opus, perché è un artista così, ma che ti fa sognare. Non quello che ho bisogno di tempo, ma perché? È perché sai, è difficile, ma chi se ne frega se è difficile? No, invece ho bisogno di tempo perché ho bisogno di accumulare delle esperienze, ho bisogno di incontrare delle persone, ho bisogno di acquisire delle tecniche. La famosa storia che le lezioni americane di Calvino, un altro testo che dovrete comprare, Calvino, Italo Calvino ha scritto 6 promemorie, non conosco la versione italiana, lezioni americane, 6 memos, 6 promemorie per il terzo millennio, io faccio parte del secondo millennio. E in queste bellissime 5 lezioni, perché è morto prima della sesta, dà delle piste, già delle vie d'uscita, capite? E racconta la storia di quel pittore che doveva fare il granchio su un muro di un palazzo cinese, di un imperatore, e che gli chiede tanti soldi, e che l'imperatore dice: ok, tu sei il più bravo pittore dell'epoca, ti pago, perché mi hanno detto il potere oligarchico, ho detto che tu sei bravo, io sono il potere muscolare, quindi non dubito dell'oligarchia, cioè dei saggi, delle maestre. A me dà fastidio al femminile perché ha questa connotazione maestra elementare, delle sagge, di queste persone che con cui dovete lavorare, non per avere l'unità di credito, che quella è d'obbligo, ma perché già quando sarete fuori. E cosa fa? Lui non dubita l'imperatore, no? E dice: bene, bene, fammi. Dice: sei andato avanti a farmi il granchio? No, ci sto lavorando. Ma stanno passando gli anni, ti sto pagando, e poi mi hai chiesto un numero di assistenti pazzeschi. Cioè, guarda che l'imperatore si fa trasportare vicino l'atelier del... Questa è la storia vera, Calvino ne fa una versione più sintetica, perché c'è la leggenda che è una storia tipicamente di tradizione cinese. L'imperatore fa apposta di far cambiare un suo percorso per andare vicino all'atelier del pittore, fa bussare dai suoi servi alla porta e dice: c'è qui l'imperatore. Non so se capite, l'imperatore di Cina non era Hermès. No, era paragonabile, non saprei a chi dirvi oggi, ma una potenza totale, no? E dice: no, il maestro non ha ancora nulla da farvi vedere. Siamo a qualche giorno prima della consegna del granchio, l'imperatore fa venire il pittore a corte, dice: Ciccio, è molto semplice, se tu domani non mi fai vedere il granchio, noi t'ammazziamo, perché mi hai preso per i fondelli, no? Il giorno dopo, dice lui: ho quasi finito, non ho ancora niente da farle vedere. Quindi lui dice con i suoi ragazzi: domani lo ammazziamo di fronte a tutti, perché ci sta prendendo per i fondelli. Era un'epoca che agiva in questi modi. Invece lui il giorno dopo arriva e dice: ma dov'è il granchio? E dice: eccolo. E in un solo gesto pare che fece il granchio più bello che sia mai stato visto in Cina. Questa è una storia che Calvino riporta, una vera storia raccontata dalla tradizione cinese. Che cosa vuol dire questo? Che l'imperatore è pronto a credere, qualsiasi persona è pronta a credere in un artista che è lei. Perché cosa fece quest'uomo qui per anni? Si allenava a fare centinaia e centinaia di volte questo gesto per fare nel momento richiesto, questo massimo della presenza. Ecco, molti del mondo che io frequento, o che frequentavo piuttosto, hanno perso questa forma di presenza. Molti sono lì che sono rinchiusi, a volte sottoterra, dissociati dal mondo, pensando di... E molti hanno perso questo rapporto con il mondo che ci vuole che noi suoniamo, vuole che noi componiamo e ci sta aspettando. Allora, Samsung, che è un mondo molto difficile, attenzione, non voglio fare nessun... ma è un mondo molto più severo di Hermès. Perché? Perché Samsung è abituato che se questo esplode... è un grosso problema. E se il nuovo, questo non è la Samsung, non faccio pubblicità, ma oppure se il software dentro si pianta, non è come la borsa Kelly che è fatta a mano, che te la ripariamo perché sono garantite. No, qui sono miliardi di soldi che sono messi in gioco. Infatti c'è un tasso di suicidio all'interno dell'equipe di Samsung che è abbastanza impressionante, perché a volte succedono degli errori, no? Non so se vi ricordate che ci fu un modello di un telefono che è stato fallimentare, non oso immaginare quanti miliardi hanno perso. Quindi cosa succede? Noi facciamo questo ancora qua, qui andiamo a Shanghai, sto parlando del mio rapporto con Michel Chevalier, a cui voglio un gran bene.
Dov'è la versione? Eccolo qua. E siamo a Shanghai perché ci invita un curatore francese, invita 10 artiste francesi e 10 artiste cinesi per fare un'esposizione dove in un museo, questo è adesso quando si sveglia il mio computer, si chiama K11, K11 è la più grossa fondazione, è un hongkongese, che nel 2014 era l'uomo più ricco di Hong Kong, che cosa ha ai suoi grattacieli, dove ci sono dei supermercati, ma in quella della sede principale a Shanghai ha fatto un museo, dove ho visto delle statue di Arman, ho visto delle statue di ogni genere, e lui dice, ho voglia di fare qualcosa più del mio secolo, no? E quindi chiama una curatrice, il curatore che è Rosenberg, insieme alla curatrice Joan Kim, dicendo, diamo delle commissioni di diversi artisti, e Miguel è stato scelto e Miguel mi porta con lui per fare questa cosa che faccio vedere mentre parlo. Qui i video, ripeto, non sono io che faccio, ovviamente non sono io che controllo la fabbricazione dei video, quindi quando gli sponsor vogliono che appaiano i nomi, è normale, quindi non faccio pubblicità, ma purtroppo e allora, mentre si carica, facciamo questa installazione, quindi siamo già questa installazione finanziata da una fondazione privata, okay, che finanzia degli artisti, commissione, non sponsorizzazione, ok? Quindi, dai Ciccio, voilà. E quindi noi siamo invitati a Shanghai a fare questo progetto che si chiama Metamorfosi, ok? E questa K11 Art Foundation. Qui la musica è totalmente diversa, ovviamente, perché vedrete la tipologia di immagini, di spazi è completamente diversa. Questa è la torre in cui si trova, qui vedete c'è l'aspetto supermercato e poi c'è il museo. E lascio trascorrere qualche secondo. Quando non c'è nessuno, le immagini sono generative, si sviluppano da sole. Quando le persone entrano in zone di interazione, lo sentirete dall'audio, ci sono delle zone più sensibili di altre, si scattano dei file audio e le immagini si mettono a muoversi. Sempre telecamere infrarossi. Oh, il video, non avendolo fatto io, c'è un errore in questo video, perché si vedono delle persone nello spazio e la musica continua. In realtà, se ci sono le persone nello spazio, avviene quello che sta per avvenire adesso. Quindi, di fatto, è tutto lo spazio che è sensibile. Cioè, se la gente sta all'esterno, vede le immagini che si generano per se stesse, non appena entra nello spazio, avviene quello che state sentendo adesso. Non avendo fatto io il video, come dicevo, ci sono delle piccole inconsistenze. Un po' fastidiose, ma ecco, qui vuol dire che qualcuno è entrato, eccolo qua, anche qui cosa succede? Noi facciamo la command che ci era stata richiesta era ovviamente il mondo digitale. E allora io tutti i suoni che sentite vengono dai vecchi suoni, dei vecchi modem, che voi non sapete, forse voi sapete, Damiano sa cos'era, e poi dopo arrivavi su internet. Questi suonini qua li ho riregistrati, lui è il miliardario tutto felice, beh, è così, ovviamente i committenti, beh, come quando avete qualsiasi quadro, le persone pie nei quadri sono spesso i committenti, no? Quindi è normale che sia così. Cioè, ecco, qui è il peggio dell'arte digitale, ve lo giuro, funziona, ok? Allora, cosa succede? Che qui ci sono quelli di Samsung, lì fra il pubblico, perché Samsung conosce K11, vengono a vedere e dice, noi facciamo delle televisioni curvate, gli schermi quelli curvati, voi fate delle immagini curve così, lei, Jacopo, sa far spazializzare il suono, no? Quindi loro ovviamente lavorano sui sistemi di fusione 5 più 1 o 7 più 28, quello che volete voi, no? E dice, quanto costa? Ancora una volta, questa cosa diventa qui c'è un committente che decide, ci dà, non vi parlerò mai delle cifre perché sono personali, ok? O loro facciamo in modo molto informale, ok?
con domanda di non diffonderle, ma non perché siano segreti, perché riguarda la mia vita personale o quella di Michele. Ma la differenza fra un committente, per quanto generoso sia, e uno sponsor è proprio una grossa differenza di potenza. E K11, che voi non conoscete, forse se c'è qualcuno di Shanghai, qualcuno di Hong Kong, probabilmente conosce K11 perché sono degli edifici sontuosi, ok? Samsung la conoscete anche voi, ok? Ecco, quindi quanto costa? Lì Michele dico, Michele fai tu perché è meglio, perché sennò io faccio soltanto quello che mi dà il conservatore, dice, ma sì, costa il viaggio, costa l'albergo, poi, no? E allora vi faccio vedere quello che mi ha fatto per Samsung, che avviene, anche qui, non vi ho la data, interessante vedere le date, vi assicuro, qui mi indirizzo ancora una volta, scusatemi, alle musiciste, non c'è polemica da parte mia, c'è grande amore, io voglio un bene, a... io vi giuro, io ho sofferto del mondo della musica contemporanea, capite? E se non avessi avuto certe persone che mi hanno tirato fuori da questo mondo, ok, sarei ancora lì con amici che e amiche che soffrono, che dicono ma perché non mi chiama più nessuno, perché devo sempre scrivere gratis, perché la mia musica viene eseguita mezz'ora prima del concerto, quindi con condizioni che sono strane. Per voi artisti e plasticienne è strana questa cosa, per tu che sei un compositore, sai quante volte arriviamo a dare la partitura un'ora prima della prima prova, e la prima prova è magari l'ultima prova. Ecco, c'è una grossa sofferenza, non dolore, sofferenza, no? E quindi se sono a volte polemico, cioè mi agito, è perché muovetevi, cioè caspita, esiste un mondo fuori, un mondo normale, ok? Che vi permette di avere 16 prove prima di entrare nella sala da concerto. Capite? Certo che se andate a parlare con queste persone, dicendo voglio fare un quartetto per archi, ma nessuno vi dà spazi. Ma se voi attraverso un quartetto per archi siete in grado di far sognare le persone, ma allora le persone, cioè, ma caspita, ma quante prove hai? Camille Fournet, che è un'altra marca, quello dove vi ho fatto vedere il primo giorno, quella specie di pianoforte strano, erano dei mecenati, che quando mi ha chiamato la Biennale di Venezia per fare un quartetto per archi, perché io sono legato ai clavicembali, sono legato ai quartetti per archi, sono un consustanziale, non nego le mie origini che mi piacciono, le amplifico con altri mezzi. E quando la Biennale di Venezia mi invita a fare un quartetto per archi, sono felicissimo, perché è un luogo prestigioso, fa parte di quelle famose oligarchie, di quei marchi che se tu passi la Biennale di Venezia sei un compositore degno di essere ascoltato, quindi sono felice, no? E quanti soldi ti danno? Ti pagano il viaggio, paghiamo il viaggio, Jacopo, paghiamo l'albergo, paghiamo il concerto. E io vado a vedere il quartetto che deve suonare, dico, ragazzi, dobbiamo fare un'ora, non so, dobbiamo fare un programma intero, e loro dicono, Jacopo, ci vorrebbe questo budget. E quel budget che la Biennale ci dava una prova, e il concerto. Io, per fortuna, che avevo i miei mecenati, con cui c'era un dialogo bellissimo. E loro dicono, ma vogliamo venire a Venezia, perché ci piace Venezia, no? E in più il concerto cascava il giorno del compleanno di Françoise, che era la mecenate, no? E dico, devo dirvi la verità, la Biennale copre una prova, i viaggi, alloggio, i pasti e il concerto, ma è troppo poco per fare. E loro mi dicono, di quante prove hai bisogno? Io ne parlo con loro e loro mi dicono, ci vorrebbero almeno 16 prove, Jacopo. 16 prove, però vuol dire 16 giornate di lavoro, ricordate quello che dicevo io, delle durate, degli spazi, delle energie. Gli spazi, ce l'hai la sala prove? Sì, perché un conservatorio di Parigi ci dà la sala prove, tipo il MAD, gratuitamente, è un'energia. Ma bisogna pagare questi musicisti, sono 16 giornate di lavoro. E noi abbiamo fatto 16 prove, arriviamo alla Biennale di Venezia, e quando si è ascoltata la mia musica, come qualità di esecuzione, era come ascoltare Beethoven. Perché chi suona Beethoven in pubblico, come qualità dell'esecuzione, non della qualità della mia musica, rimane la mia musica, no? Ecco, quindi quando mi agito con le musiciste, è perché vorrei che vi rendete conto che esiste questo mondo, ok? Quindi vi faccio vedere le date, se appaiono, perché sono, spero che appaiano, ma no, questo è dato, quindi sono fatte, perché non c'è la data? Agosto 2014, ecco, vedete, non solo sono dislessico, sono proprio scemo, non vedo più niente. Ieri ho chiamato Giada, l'ho chiamata Giorgia, cioè poi rinimare. Bene, agosto del 2014, ok? Guardate quando agosto, giusto? Guardate con Samsung. Dove sei Samsung? Siamo già ancora nel 2014. Ah, qui siamo in un posto assolutamente non glamour, cioè siamo, io ho detto, la musica ovunque si possa fare.
fa parte del movimento della musica consustanziale. Alla fiera degli elettrodomestici, dove c'è Sony, Philips, Apple, come si chiama? Il salone della tecnologia, come si chiama? Cioè, elettrodomestici, certo, perché ci sono anche gli aspiratori, quelli che si muovono da soli, i robot, c'è la smart house, quella casa che si accende tutta da sola, e quindi cosa fanno? Guarda, la data, siamo nel settembre. Quindi Samsung cosa ci mette a disposizione? I loro ingegneri ci chiedono di costruire, questo ne parleremo quando dobbiamo parlare del portfolio. Nel portfolio, il portfolio, se ho capito bene, perché è un termine che viene molto dalle belle arti, è quello che si chiama anche il book. Sì. È l'origine del book? No, più o meno la stessa cosa. Più o meno lo chiama anche portfolio. Ah, ecco, in inglese magari si chiama book, non so. Sì, noi il book è considerato più commerciale. Ho capito. Magari fa ho capito. Fotografie. Ho capito. È più da ho capito, infatti con la presentazione più artistica è il portfolio. Il portfolio, benissimo. Perfetto, perfetto. Ecco, sappiate che quando comunicate con delle direttrici artistiche vi chiedono il portfolio, ok? Ma poi quando deve arrivare il progetto, non vi chiedono più il portfolio, vi chiedono i modellini, le macchette, le simulazioni. E questa scultura è fatta di 28 schermi curvi, ok? Che devono stare in piedi, che pesa, se non sbaglio, pesa 2 tonnellate, che non deve schiacciarsi, perché, quindi ci hanno messo in contatto con gli ingegneri di Samsung. Io ho visto delle macchine di ingegneria che non ho mai visto in vita mia, perché i telecomandi delle televisioni sono tutti uguali e se una persona deve accendere quello schermo non può, hanno dovuto cambiare i telecomandi, li ho visti stampare dei circuiti apposta, ho visto delle cose che non ho mai visto in vita mia, ok? Per fare questa statua, poi se volete, quando faremo il portfolio, quando faremo quel momento, vi farò vedere, secondo me, quindi non voglio mai interferire sugli insegnamenti che avete, ma quando io come compositore, se faccio vedere cosa ho fatto, è diventato il mio sito ormai, ok? Quando farò vedere i progetti, faccio vedere i progetti che hanno funzionato, come li abbiamo fatti, come si strutturano affinché i concetti passino, ok? E non vuol dire tradire i propri concetti, vuol dire renderli accessibili, perché se io andassi da uno sponsor e dico io lavoro da anni sulle strutture autosimili senza ripetizione di sottopattern. Questo qua invece chiamiamo l'ospedale psichiatrico, spero che sua moglie abbia 5 amanti e che questi figli siano usciti di casa perché sto qua è pazzo, no? Perché in effetti io sono appassionato, per quello che ho detto il Requiem di Mozart, la parte del fagotto che lui prima di tutti fa una melodia senza sottopattern, ma chi interessa? Interessa a me? Interessa qualche specie? Ecco, se io metto questo in un dossier, no. Ma allora cosa? Tradisci il tuo concetto? No, questo fa parte della tecnicità, cui interessano, ripeto, i miei amici, ok? Sono sempre un po' verboso, Quindi guardiamo questo video, che anche qui parlo mentre lo guardiamo, ma la data, è importante la data. Anche qui, ovviamente, Samsung vuol far capire che siamo a Berlino, ok? È normale che un compositore italiano o francese venga pagato da una società sudcoreana per fare una cosa a Berlino? A forza di dire non è normale, che state capendo che in realtà sì, dovrebbe essere normale. È quello che vorrei trasmettere, dovrebbe essere normale. Non vedo la data, se la vedete perché voi siete più bravi. Sì, 14, è settembre 2014, no? Questo è il padiglione della Samsung, di fianco c'era quello della Sony, che sono andato a vedere, c'era quello della Apple, che sono andato a vedere, ok? Ovviamente la musica che è diffusa, abbiamo tolto il rumore di fondo. La Samsung produce anche degli altoparlanti, ovviamente, che sono integrati in questa scultura, e quando ci sono dei sensori che si vedono molto poco perché sono nascosti, e quando le persone si muovono sotto, la musica, le immagini si generano e la mia musica si genera, ok? Dice Jacopo, siamo una tappezzeria, ma per forza, cosa vuoi fare? Un'articolazione ritmica, che c'è gente che parla in continuazione, che va a vedere l'aspirapolvere che si muove da solo, che va a vedere il frigorifero, quello che cambia le temperature in funzione delle carote, delle zucchine, no? Ecco, qui la rete, grazie, giustamente. Perché invece il pezzo per clavicembalo mi sono permesso di farlo sentire tutto? Perché invece lì no, tutto ciò che è scritto voglio che sia percepito, ma in quel caso la gente sta zitta, è seduta. Quindi in questo caso diventa un altro sponsor. Mentre K11 era un committente, Samsung ci chiede una versione diversa, qui vedete solo le immagini perché il mondo è fatto così, ok? Samsung ci chiede, è la rete che niente,
ci chiede una versione adattata al loro contesto. Benissimo, allora cosa succede? Poi facciamo una pausa fra 5 minuti. Tolgo l'audio così possiamo parlare. Io che amo tantissimo le artiste e gli artisti, e soprattutto le compositrici, parlo al femminile in senso di rispetto, io dico, ma quello che sta succedendo a me vorrei che succedesse a tutte. E mi invitano in una sala da concerto di musiche attuali, in francese chiamano musiche attuali tutte le musiche, questa è splendida, le musiche attuali, in francese musique actuelle è tutta la musica tranne la musica contemporanea. Fa male, fa male, fa proprio male, sì, sì, perché dicono, vuol dire, oppure chiamano, giuro, musiche attuali, ci sono tutti tranne, no, quelli là no, perché non sono attuali. Sei l'unico probabilmente del conservatorio, mi scuso se è successo già un altro tuo amico, è successa questa cosa, cioè che fosse l'unico. È troublant, non so voi, ma se voi avete un sale da concerto pagate dallo Stato per fare musica di attualità, ma tu non ci entri, ma come, ma io sono in conservatorio, appunto, tu non ci entri. Ok? Quindi io dico, mi invitano in una sala di musiche attuali e mi dicono la frase seguente. Jacopo, ti invitiamo perché abbiamo visto. Ci saranno due ministri, il ministro dell'economia e la ministra della cultura. Jacopo è stato formato da chi? Da un certo Laurent Bell, che mi ha formato bene, io mi reputo essere stato formato da quel punto di vista bene, e da un grande maestro, Luciano Berio, che mi ha formato meglio. E quando con Berio sapevamo che si può incontrare il potere muscolare, ma quello, il ministro dell'economia, sapete chi è il ministro dell'economia in Italia piuttosto che in Francia? È veramente, c'è il presidente del consiglio, e poi subito sotto c'è prima l'economia, che distribuisce, poi c'è l'educazione, la sanità, in fondo arriva la cugina intellettuale, la cultura, no? E in quella stessa sera io so che sono invitato con il ministro dell'economia, cioè il cugino ricco, ma faccio il milanese, uè, ciombia la macchinina, l'industrietta, i bulloni, faccio il milanese, scusatemi, per gli stranieri non potete sapere cosa sia, da dove vengo io, la Lombardia, è proprio, fanno bulloni, viti, no? Soldo, guadagno, io pago, pretendo, benissimo. Che i ministri dell'economia non sono tutti così, però sono, comunicano con persone così. La fabbrichetta, la macchinina, ecco. La ministra della cultura è quella povera, è la cugina che non ha soldi, che però si articola con voi, con noi, scusate, mi voglio mettere in pausa adesso, basta. E allora io cosa faccio? Vado, tecniche di comunicazione, quello che voglio insegnarvi, se fosse possibile, è una delle cose che insegno a tutte le artiste e gli artisti che mi frequentano. Come fai a indirizzarti a un ministro? È più facile indirizzarsi, ve l'ho già detto questo, a indirizzarsi a una ministra o a un maestro o una maestra d'arte, sapendo che il potere muscolare è corto nel tempo, che questa ministra magari dura 3 mesi, poi sparisce e torna a fare l'assessore, piuttosto che, non so come si dice in italiano, l'assessit, non so come si dice, certe parole mancano nel femminile, che magari torna a fare la dottoressa, perché magari prima era medica, è diventata dottoressa, è diventata ministra della sanità, ok? Sono periodi, sono poteri, sono dei pungiglioni ma corti. Invece il potere, pensate se io dovessi comunicare, se fosse oggi ci fosse qui Mozart, non saprei neanche, perché sarei soggetto a una potenza di pensiero che mi appartiene, cui vibro. Io questo l'ho imparato con Pierre Boulez, per i musicisti che sono qui, con Stockhausen, sono persone potenti, Berio, persone potentissime, con cui se dicevi una, scusate, ho il diritto di essere volgare quando parlo di me stesso, se avessi detto una cagata, ma basta, ma vai via. Ma non mi interessa. Io mi ricordo il direttore attuale della pedagogia dell'IRCAM, che è una grande istituzione, che intervistò Berio e gli chiese appuntamento. Berio gli diede appuntamento un anno dopo, ma non perché era un ministro Berio, perché era un uomo molto occupato e che non voleva perdere tempo. E quando l'appuntamento, quest'uomo inizia, grazie maestro, volevo parlare appunto dell'uso del collage, del collage nella sua musica. A me non interessa il collage. Ma l'ha decapitato in un picosecondo. Perché vi dico questo? Parlo con le due ministre, come faccio a tecnica di comunicazione, mi ha insegnato Laurent Bell, hai un ministro potentissimo dell'economia che non sa neanche chi tu sia, Jacopo, non avevo neanche questo. La ministra della cultura, Filippetti, Aurélie Filippetti, quindi italiana, mi informa, italiana, suo nonno è italiano, lei capisce l'italiano. Arrivo da loro, senza problemi, e parlo direttamente, bonjour madame, so che parla, le dico bonjour madame, so che parla in italiano, che parla perfettamente italiano, e quindi mi indirizzo a lei. E poi dico, ne vous inquiétez pas, je vais traduire, dico, non si preoccupi, tradurrò per lei. Quindi Moscovici già si sente destabilizzato,
Perché dice, chi è questo qua che parla in italiano alla ministra, che è la cugina povera, quella che ha l'1% del budget dello Stato, e io sono io, Moscovici, che gestisco, e io gestisco il 99%, anzi il 100%. Parlo con loro e gli parlo di questo. Dico, io sto vivendo un qualcosa di molto strano, vorrei che mi deste l'opportunità di parlarvene di un nuovo modello economico che non è niente di nuovo, è l'occhio del 400. Io non ho fatto altro che quello che ho studiato, lo rendiamo attuale. E quando leggo che Pontormo, okay, doveva negoziare le non so quale l'unità di misura dell'epoca, ma la superficie di blu in un quadro, perché i pigmenti costavano cari, okay, e che Mozart doveva negoziare la difficoltà del soprano piuttosto che la quantità di violini sul palco, no? Io ho attualizzato il modello. Dice, mi hanno ascoltato per 6 mesi, io ho collaborato con i 2 chef de cabinet, vuol dire, no, mi mancano le parole, i 2 chef de cabinet, cioè il ministro, e poi c'è la persona che ha l'immediata persona, capo di gabinetto, grazie, e ho proposto un modello per le musiciste. Sono andato nei conservatori a farlo vedere. Pensate che qualcuno abbia reagito? Niente. È impressionante stare qui. Quindi adesso, dopo vi faccio vedere questo modello, ok? Mi fermo qua, facciamo una pausa di un massimo un quarto d'ora e poi andiamo avanti. Se siete pronte potremmo riniziare. Io sono, vi ricordate che avrò subito un trisavolo svizzero, sicuramente, che mi imponeva la puntualità, quindi... Allora, ho appena discusso con una di voi che si chiama Teo, che mi ha fatto una domanda a cui voglio, anziché rispondere direttamente a te, perché si può fare pubblicamente, sempre sul mio sito, durante il COVID, durante il primo confinamento, io, avete capito che sono un iperattivo, e quindi non c'entra di peggio che stare fermi a casa, e quindi ogni giorno facevo dei video che ho fatto nel più possibile in 3 lingue, però sono tutti in italiano, in francese, alcuni in inglese, dove... si chiamano il tempo dell'eco, dove mi davo il tempo di rispondere a tutte quelle domande che mi venivano fatte dopo i concerti o dopo le esposizioni, delle persone normali, no? Cioè quelle famose domande dove quando sei dopo il concerto cosa succede? Che devi anche fare le relazioni pubbliche, no? Quindi arriva la persona che dice mi è piaciuto molto il suo pezzo, mi può spiegare come l'ha fatto? E invece vuoi parlare con la direttrice artistica e quindi devi tagliare corto. Allora qui ho preso il tempo di rispondere a queste domande, sono 2 domande abbastanza imbarazzanti. La prima è: se sei un artista di successo, perché non sei ricco? No? Domanda mi è stata fatta tantissime volte. No? Oppure, perché scrivi composizione, perché scrivi sto genere di musica? Quante volte mi è stata detto, no? Oppure, ma perché Montbéliard non sapete cosa sia? Perché insegno musica in un piccolo conservatorio di una piccola città, perché lì e non a Parigi? Okay? Berio mi ha fatto queste domande tantissime volte, Albero conosceva la risposta, ok? Il maestro, qui è la mia relazione proprio col maestro Berio, col maestro Ivan Federico, sono i miei maestri, la relazione maestro-allievo, che tutte queste cose qua non sono semplicemente, perché ve lo dico io a te e a voi, perché queste sono state fatte certo per le persone che mi facevano queste domande, che non so più dove siano, perché probabilmente quelli che mi fate domande va a capire, magari una a Singapore, magari una a Seattle, capisce? Però sono indirizzate a tutte le giovani artiste, perché in maniera colloquiale, in maniera discorsiva, in maniera da Covid, cioè seduto sulla poltrona dove io parlo di fronte a una telecamera, rispondo alle domande che sono quello che vorrei fare con voi nei famosi incontri informali, ok? Dove ci vuole tempo per capire alcuni concetti. Ce n'è uno fondamentale per me, che vorrei, per rispondere alla tua domanda, perché lavoro con i giovani? Quindi cito 3 esempi, fra gli altri, perché lavoro con... non ho mai smesso di... cioè non ho mai smesso di frequentare ventenni. Quando avevo 20 anni frequentavo i ventenni, quando avevo 30 frequentavo i ventenni, adesso che ho 50 continuo a frequentare i ventenni. Non ho mai smesso. Perché, vi ripeto, quando io ero ventenne c'erano artisti di 70-80 anni che mi frequentavano. E perché loro mi frequentavano? Io mi permetto di dirti che a me pagavano anche, e anche no, quindi costavo tanto io. No? Per il cambio generazionale, perché quando Berio mi chiede cosa pensano i giovani del serialismo, è chiaro che lo chiede a me, io non ero il portavoce dei giovani, no? No, non costava meno, anzi i giovani costano di più, perché a volte se vuoi adattarli alla tua velocità di azione, sono più lenti, anche se sono più veloci magari su certe cose, no?
sono molto più lenti su certe forme di riferimento che non, giustamente non hanno, perché hanno, voi ventenni avete quei 30 anni in meno di me in termini di conoscenza, no? No, è questo, io non ho mai smesso, quindi per rispondere a te, le finestre generazionali sono una delle uscite che vi sto proponendo, è proprio questa, cioè di frequentare maestre e maestri più mature di voi, perché hanno più esperienza di voi, ma di mettervi su uno stesso, non parità di riverberazione, quello sarebbe una cosa che darebbe fastidio a chiunque, dei risultati pretenziose, ma a parità di capacità di accedere alla trascendenza. Cioè, l'accedere alla trascendenza è umano, ok? E in questo essere umano c'è tutta una roba sulla trascendenza soltanto, eh? Quindi questo è, ovviamente, quando parlo di gratuito, questo esiste, e vi invito a, se avete tempo e voglia, a consultarlo. Allora io mi impongo che all'una meno un quarto vi parlo del progetto che prevede i workshop, perché è una delle cose che faremo insieme, che porta i famosi crediti e via dicendo. Quindi ho ancora alcune cose che vorrei trasmettervi sul manifesto che vi ho proposto, quindi lo ripeto: l'umano, l'amplificazione, la voce non vibrata, la prosodia, le funzioni formali, la calligrafia, i computer, i sensori, la metalepsi, il polimostrazione, cioè il fare il più possibile la musica ovunque. Polimostrazione è un termine che non so perché in francese esiste, pensate, in inglese non esistono le mostre, esistono esposizioni, ma esiste il termine mostrare, anche in italiano, esiste la mostrazione, ok? Quindi ho usato, siccome sono ormai più francese che italiano, ho usato questo termine qua. Vorrei farvi vedere, Chevalier l'abbiamo visto, il rapporto con gli sponsor, appunto abbiamo visto. Adesso faccio vedere alcuni esempi di musica da film, perché parlando con uno dei vostri professori è emerso ancora una volta come ci sia una visione un po' traslata a volte di quella che è il mondo reale, ok? Tale quale io ho esperito. È sicuro che Nino Rota aveva un altro mondo, è sicuro che John Williams, per motivi di potenza, ha un altro mondo, ma il mondo di cui vi ho detto prima non sono cose vere, che dico, sono cose verificabili, che quindi contribuiscono a una forma di condivisione di quello che altrove viene chiamata la verità. In filosofia la verità è complessissima, in arte il verificabile è più semplice. Okay? Allora, vi faccio sentire tre film di cui purtroppo, non facendo più DVD, della musica dei film che ho fatto io, nessuno è uscito in DVD. Perché DVD è un oggetto semi-morto, ok? E che quindi, allora, la cosa strana è che non ho pensato quando sono venuto qui di copiare i file video della musica da film, quindi scioccamente oggi faccio sentire tre musiche da film senza il film. Mi sento sciocco, però almeno potete sentire la musica, vi descrivo cosa succede. Ok? Il primo è, conoscete il canale Arte? È un canale franco-tedesco, adesso so che viene anche in Italia, dove fondamentalmente fanno soltanto film d'arte, quindi o documentari che parlano di artisti o registe donne e uomini ovviamente che fanno dei film che nelle sale da cinema attirano tre persone, no? E che invece ci sono nel mondo quelle qualche migliaio che li guardano non nel cinema, perché magari non hanno quei circuiti di distribuzione potenti, ma hanno, quindi arte fondamentalmente produce o documentari sull'arte o sulla storia, oppure film fatti da registe che non hanno quella potenza che hanno i festival di Cannes, la Biennale di Venezia e via dicendo. Allora, vi faccio sentire un film che è stato fatto su un documentario, un doppio documentario, sulle persone che lavorano il ferro, il metallo, ma il ferro, quindi sull'industria dell'armamento di quando la Germania e l'Italia si armavano per fare le guerre, no? E di come poi l'industria dell'armamento si è spostata nei paesi detti più poveri, ok? E quindi c'è questa forma cioè è un documentario molto critico sulla nozione di guerra, di un'economia che si basa sulla guerra e di come le persone che hanno le fabbriche dell'armamento, di cui si danno armamento, delle armi, ok? Sono ricchissime, quelle che lavorano per questo sono fondamentalmente ridotte a quasi schiavitù, ok? Questo è il film. Il finale avviene in India, dove fanno vedere nell'India attuale, dove fanno vedere le fabbriche dove sono dei bambini e delle bambine che lavorano il ferro, dove a volte una barra di ferro, okay, incandescente ti taglia una gamba, perché le bambine e i bambini non devono manipolare delle barre di ferro incandescenti, capite?
perché anche un adulto, anche io, se dovessi farlo, mi spaventerei, sarei tagliato in due, no? Quindi è drammatico questo finale. Allora c'è una cantante indiana che ha fatto una canzone, ha chiesto di me di usare questa cantante indiana, che è stata registrata in India, mi hanno chiesto di usarlo per fare i titoli di coda del film. Quindi quelli che vi faccio sentire sono i titoli di coda, ok? Semplicemente vi faccio capire che tutte le percussioni che sentirete, tranne il primo che è un, si chiama un vaso cinese, non importa, il primo non è un percussione, tutte le altre percussioni vengono dalle fabbriche del ferro. Quindi tecnica del mondo della musica che io conosco, quello del gruppo di recherche musicale, quelli che registravano i suoni col microfono, che è la musica concreta, lì degli ingegneri del suono hanno registrato tantissimi suoni di fabbrica reali, di quelli che sono veramente, che usano vari tipi di presse, di macchine, questa voce di donna indiana, e io ho dovuto fare è importante appunto la tempistica della musica da film. Per fare la musica da film, nel mondo che io frequento, il film è già completamente montato, le scene sono montate, okay, filmato, tutto filmato, montato, l'unica cosa che manca è l'étalonnage, non so come si dice in italiano, è quando devono fare i filtri per rendere omogenee le luci dei vari ambienti, la luce del giorno, la luce della notte, quindi armonizzare queste cose. Quella è l'ultima cosa che si fa insieme al mixaggio, okay, che avvengono quasi in parallelo. E quindi io per fare tutta la musica del film, che adesso vi faccio sentire solo un estratto, avevo circa 9 giorni, ok? E questo è il mondo che io, nel mondo reale, nel senso che è un mondo quasi normale, perché è un documentario, quindi la musica non ha questo impatto totale, è un documentario molto crudo, quindi le immagini parlano per se stesse, ok? E mi hanno chiesto di concentrarmi soprattutto sul générique de fin, cioè il titolo di coda, quindi faccio sentire questo, qualche estratto di questo. Questo è l'unico strumento che non viene da una fabbrica, è un vaso cinese che risuona molto. Questa è la cantante indiana che è stata registrata a parte. I suoni che sentite invece vengono dai suoni ripresi durante le fasi di registrazione del film. Qui dovete immaginarvi, ci sono i titoli di coda, non c'è, ci sono chi ha fatto cosa, il cameraman, il mixaggio. Jacopo, ma tu fai musica etnica indiana? No, non mi permetterei mai di farlo. Non mi permetterei mai di farlo perché la conoscenza che ho della cultura indiana è talmente superficiale che mi darei fastidio. Io, i momenti i momenti in cui mi sono sentito più sciocco è quando faccio lo sciocco esotismo. Quando vado in Giappone e mi stupisco nel vedere certi templi giapponesi pensando di accedere alla loro trascendenza. Non so leggere le scritture giapponesi, conosco la cultura giapponese da turista, nonostante io sia stato sempre invitato da artista, quindi ho frequentato degli intellettuali giapponesi, ecco, io ogni volta che vado in paesi molto diversi dal nostro, il Giappone è uno dei più lontani come cultura dalla mia italiana o francese, quando mi vedo stupirmi, è come se sentissi, non lo sento, ma non perché sono insensibile, perché per sentire
il pensiero profondo della trascendenza giapponese, continuo a guardare te, mi si vorrebbe probabilmente qualche decennio di coabitazione con la lingua. La prima cosa da cui da parlare è la lingua, la scrittura, la calligrafia, no? Vi parlo di questo perché vedrete invece cosa ho imparato dall'Asia, tantissime cose. E allora perché accetto di fare questa musica? Perché qui è stata una cantante registrata dall'ingegnere del suono che è andato in India. Lei ha cantato col bol, al bol tibetano, questo vaso cinese, lei ha cantato da sola, voce da sola, su questo spot di vaso risonante, no? Ha fatto pom per avere la nota e poi inizia a cantare. I suoni che già ho messo dietro sono già i miei, quei suonenti tipo acqua, ok? Quel quok quok. Lei canta da sola qua. E come tutte le cose un po'... alla Bollywood hanno questi riverberi che io mi sono trovato sto file audio così e ho dovuto fare. Allora, io non la interpreto come musica etnica, la interpreto come la musica dei titoli di coda fatta da una donna regista con suo marito francesi, e allora mi sento a mio agio. È importante che io specifichi questa cosa perché non mi permetterei mai di fare musica su strumenti tradizionali perché io ho deciso che la mia musica si basa su strumenti tradizionali di cui ho un accesso profondo alla cultura, se no mi sentirei a disagio. Questo è uno strumento di oggi cui ho accesso, tanto quanto il violino. Ok, adesso sempre nell'ambito della musica da film vi faccio sentire una cosa strana, per me è strana, che però è eredita delle famose accademie. Okay? Questo è un film sulla Prima Guerra Mondiale, stranissimo, perché non c'è dialogo, sono solo immagini di archivio, per forza passano su arte, perché chi va al cinema a vedere quello che sto per dirvi? Questo Henri Colomer, che io lo stimo tanto, un bravissimo regista, cosa fa? Prende solo immagini di archivi, quindi viene alla RAI, va a Lina, va a Berlino, va in Romania, sulla nascita della cinematografia, quindi con tutte pellicole e telecamere diverse. E lui riprende solo tutte le scene in cui ci sono delle donne che lavorano i tessuti, perché all'epoca della fine del Novecento, dalla fine dell'Ottocento fino all'arrivo dei fascisti e dei nazisti, le tenute vestimentali definivano il lavoro che facevi, definivano la regione da cui venivi. Quindi quando vedi le bretoni che fanno, mi mancano le parole, il pizzo delle loro cuffie, capisci che sono bretoni di quel periodo, no? E gli avvocati o le avvocatesse erano vestiti in un certo modo, le macellaie o i macellai vestiti in un film basato sui tessuti, perché alla fine cosa si vede? Si vedono invece, è terribile come film, si vedono le bandiere naziste. Cioè, vedi che l'industria tessile è un film che vuole parlare dei tessuti, dello statuto delle donne durante la Prima Guerra Mondiale fino all'arrivo dei fascisti e dei nazisti al potere, perché tutto il mondo era gestito dalle donne, perché gli uomini erano nei campi di battaglia. E noi, io non lo sapevo, le locomotive erano costruite dalle donne, le rotaie erano costruite dalle donne. Noi abbiamo questa visione della casalinga che stava a casa o della nobile che stava a casa. No, erano donne operai che hanno mantenuto... C'erano le donne che riempivano le bombe di gas. Una roba terribile quel film. Allora, non c'è voce fuori campo e io con la musica dovevo descrivere tutte le scene. E lui mi chiede, musica per orchestra? Questa volta è pura orchestra sinfonica. Che come viene eseguita? Viene eseguita da un'orchestra, un'orchestra sinfonica, come dire l'orchestra della RAI, col direttore che ha il click, che guarda i video, come vedete a volte nei cineconcerti, ok? Niente elettronica, quindi un mondo che... E mi chiede di fare musiche che veramente sono lontane da me, perché mi chiede di fare, per esempio, l'inizio bucolico, dove si vede una scena di matrimonio, dove si vedono i tessuti della sposa, nei campi, ok? E mi chiede di rifarmi a una certa orchestrazione del quinto concerto di Beethoven, secondo movimento. E allora gli dici, Ciccio... In questo caso parlo di me, o lo sai o lo conosci secondo il momento del quinto concerto o rischi che chiamino un'altra compositrice. Ok, per fortuna lo conoscevo. Poi mi dice, Jacopo, qui c'è una scena dove arriva il nylon, e arrivando il nylon arriva Nicolò, c'è una scena in cui si deve fare il Charleston. Il Charleston, io non ho mai scritto Charleston in vita mia, non ho ascoltato mai, neanche l'ho visto in qualche film. Ma come fai a fare il Charleston? Ascolti tanti Charleston e ne estrai degli stilemi, non l'avevo mai visto, ma non importa. E poi mi chiede di fare la scena in cui finisce la Prima Guerra Mondiale e vuole che lo faccia con un'orchestrazione pucciniana. Dice, ma chi è sto tizio qua? È il regista. E nella musica da film il regista ha un potere enorme, perché se il tema che tu hai fatto non gli piace lo devi rifare, se no non fai la musica da film. Se no fai la tua musica per il pezzo per clavicembalo, dove il pezzo per clavicembalo nessuno mi ha detto niente, l'ho fatto io, non mi faccio sentire prima. Quindi faccio sentire che cosa l'Accademia, in questo caso quella con la A maiuscola, mi ha insegnato.
Cioè quel fatto di fare gli esercizi in stile, che cosa mi è importato? Perché il tema bucolico è una riduzione estrema del Charleston. E il tema detto della festa dopo la guerra, dove vedi tutti i soldati che si scambiano del metto, è lo stesso tema orchestrato diversamente. Quindi faccio sentire il tema bucolico, poi faccio sentire questi tre temi. Pardon. Ovviamente musica tonale, cioè non si può fare musica storta. Storto, perché era richiesto. Cioè, per voi sarebbe un quadro realista, cioè si vede la prospettiva, si vedono le persone, no? Quindi tutti gli archi con la sordina, questo è un clarinetto che sta suonando. Qui si vede la sposa che cammina, mi dispiace non avere il video, mi dispiace tanto. Oh, autorizzatemi a cantare una cosa. Ta di da dim ti di da dim ti da da, un tema semplicissimo, fatto di niente, non è la... Devo fare il Charleston. I miei maestri, in questo caso non Berio ma Fedele, mi ha detto la consistenza, Jacopo, è una cosa che apprezziamo molto in musica. Se tu fai in una composizione materiali sempre diversi, viene fuori la piramide di Luxor. Vi ricordate quello che a volte chiamiamo il kitsch? Troppi materiali, in genere sono mancanze di economia. Quindi ti da da din, ti da da din, devo fare il Charleston, in cui si vedono molte donne, molti uomini che ballano il Charleston. È questo, Tanto dam pa pam pam, è lo stesso tema, ti da da di, sempre mi trasposto a me. Io da quel poco che so che i Charleston non si scrivevano, no, si mettevano insieme e si davano un tema, tipo, è una semplificazione di una modalità jazz, no? Cioè erano tutti improvvisati. Io qui, quando tu chiedi agli strumentisti dell'orchestra di improvvisare, ragazzi no. Quindi è tutta scritta questa, che è un'assurdità, il Charleston era un genere non scritto, ci sta la stack, ci sta perché è un altro modo di suonare, festivo, che si fa nelle feste, no? Ecco, questa è una parte dell'ensemble, una sottoparte dell'orchestra di Ile-de-France che suona il Charleston. E poi lo stesso tema, lo ripeto, questo è più articolato, e poi mi chiedi di farlo con un'orchestrazione di carattere pucciniano, che per i musicisti vuol dire un'altra cosa, perché c'è la scena in cui ballano tutti, quindi è la Liesa. Cioè, tiam, pa, 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 è lo stesso tema. So che sono degli esperti, non è un tema pucciniano, ma l'orchestrazione, la tipologia di attacchi dell'orchestra, non è assolutamente un tema pucciniano, ma i registi a volte hanno una visione del mondo della musica che, lui mi dice, nella mia testa è rimasto orchestrazione perché mi ha fatto sentire degli attacchi di diverse opere di Puccini, lui voleva quel tipo di suono, quel tipo di orchestrazione. Il tema è un tema inventato da me che non ha nulla di pucciniano. Sempre nello stesso film c'è una scena tutta, tutti uomini morti, gasati dalle bombe a gas,
okay? Perché è successo purtroppo, e lui voleva devi farmi un tema che faccia piangere, un tema che... Ah, la metrica musicale, non è perché musicista, non è una metrica di quattro quarti, è tutta storta, una musica da film, la metrica è l'immagine che è detta la metrica. Quindi anche qui un artigianato diversissimo da quello che in genere si impara. Però io su questo sto facendo un omaggio all'Accademia. Cioè, io se non avessi fatto contrappunto, fuga, corali, melodie accompagnate, non avrei potuto onorare questa command e che mi è interessata molto per un motivo che a me, io sono, come dicevo prima, sono fedele alla musica del passato, mi piace. Io quando ascolto Brahms godo, sono fatto così, ok? Allora, questo è il tema, sempre con l'orchestra, lo faccio sentire, dell'empatia, la chiamava il tema dell'empatia, si vedono solo morti. Autorizzo a spegnere, giusto per far sentire diverse proprio produzioni musicali. Dice, ma tu Jacopo sei lo stesso compositore che ha fatto le installazioni nelle carriere o nelle grotte, chiamano così, di musica generativa, quello che fa Argo che respira, quello che fa il pezzo per clavicembalo dove si mette a battere sulla, dappertutto. Sì, sì, lo stesso compositore, ma allora sei schizofrenico, no? Allora sei quello che noi non dovremmo essere, quello che fa i progetti sparsi a caso, no? E non si vedono le traiettorie. E dove si vedono le traiettorie? Si vedono nelle famose metalepsi, che non so se abbiamo il tempo oggi, se no vado avanti la prossima volta, che sui legami formali fra un pezzo e l'altro. No? E che se io faccio un tema con questo oboe che suona così da solo, e poi faccio un pezzo per oboe ed elettronica libero, dove non ho il regista che mi impone un certo timing, un certo cosa, e se io faccio un pezzo che non ho tempo perché sono troppe, ma se uno andasse ad ascoltare il mio pezzo per oboe e computer, ho eseguito in un festival totalmente, ripeto, libero, no? E sente questo pezzo e dice, ah caspita, ma sì, in effetti è lo stesso tema, solo che quando lo fa libero, perché non c'è la scena dei morti, non c'è il regista che ti ascolta col timer, assume un'altra valenza, no? E per esempio questo stesso regista che ha fatto un altro film recentemente, che non, poi altra cosa che ripeto, lo dico perché Francesco è presente e ne abbiamo discusso l'altra volta, nella musica del film cosa succede? Il regista arriva già con la musica messa lì, quasi sempre. E non c'è niente di peggio, perché arriva con la musica messa lì che costa troppo, perché in genere è fatta da altri, e dice, non ho voglia di pagare 25.000 euro di diritti d'autore per un minuto. Io a te pago 7-8.000 euro per farmi tutta la musica del mio film, e qui ti chiedo di fare una cosa simile. Senza che sia troppo simile, perché non vuole neanche lui... E allora mi fa sentire una serie televisiva che si chiama... francese, dove si chiama In Terapia, che ha un successo pazzesco, dove c'è un temino molto semplice, dice, ecco faccio una roba simile così, e io ho dovuto farla, allora qui anche qui omaggio alle accademie, qui è un temino piccolino, infatti vedete che è proprio piccolo piccolo, ma molto diverso. Ah, basato su suoni del pianoforte, questo è un pianoforte rielaborato.
faccio apposta interromperlo, perché questa è la durata tipica di chi ascolta la musica oggi, quando deve prendere delle decisioni. Quando io so la mia scena YouTube, ho il mio canale YouTube e vedo esattamente quanti secondi sono ascoltati i miei pezzi. Quindi sono abituato a questo, e cosa succede? Quando devo dialogare con delle direttrici artistiche o direttori artistici, so che ascoltano così, con uno zapping veloce, no? Adesso passo quindi all'ultimo, a quello di cui vi ho già accennato, che è il capitolo che ritorno, perché, questo, scusatemi, che prima della pausa parlavamo del rapporto fra il Ministero dell'Economia e il Ministero della Cultura. Io ai due ministri ho detto questo: io, Jacopo, con il mio collaboratore di produzione, si chiama Lionel Villar, vi proponiamo un nuovo modello. In realtà è il modello del 400, semplicemente non c'era la tecnologia che c'è adesso, ok? Che cosa consiste? Questo è il Ministero della Cultura, questo è il Ministero dell'Economia, loro gestiscono il potere utopico, voi, noi, ok? E abbiamo un certo tipo di savoir-faire, di tecnicità, di operatività. Okay? Loro invece gestiscono il legame con le grandi imprese, che hanno bisogno di strategie di marketing. Ma nel caso di Samsung, di Hermès, come vi ho fatto vedere, se farò vedere Camille Fornage, l'ho fatta già vedere l'altra volta, se faccio vedere Chanel, chiedo che cosa? Una doppia comanda. In realtà non è quasi mai successo. Questo modello di fatto era più ottimista di quello che... in cui una versione, quella detta funzionale, cioè dove cosa fanno? Loro hanno la loro immagine da promuovere per i clienti delle imprese, ok? E invece la detta l'opera libera, quella in cui io voglio fare quello che voglio, e allora, e di fatto quello che è successo, ve l'ho detto prima, io facevo quasi sempre l'opera libera, poi o la affittavano, ok? O la sponsorizzavano. E quindi questo è per il grande pubblico, quindi poter fare dei progetti che io o gli artisti come me, se stessimo aspettando che l'emanazione pubblica del comune, piuttosto che della regione, piuttosto che dello Stato, magari il progetto lo fai fra 7-8 anni, no? Invece con gli sponsor fate vedere la velocità di esecuzione, no? Cioè, ti piace? Bene, lo facciamo. Ma per farlo io ho bisogno di 10 assistenti. Beh, dov'è il problema? Ti diamo quanto costano i tuoi assistenti? Come li paghi poco i tuoi assistenti, Jacopo, no? Perché questi sono esempi verificabili, insisto su questa cosa. Quindi questo, ne ho parlato con questi due ministri, è stato difficile. No, vi giuro che parlare con Stockhausen è molto più difficile. Parlare con Arman, parlare con Sarkis, che voi magari non lo conoscete, Crespin, non vi ho fatto vedere, Crespin è Elias Crespin è uno dei rari artisti viventi che ha avuto una comanda dal Louvre, di un'opera permanente. Capite? Queste persone hanno uno spessore che non è la ministra della cultura che vengono fatti fuori ogni 7-8 mesi cambiavano, o il ministro dell'economia che dopo 2 anni cambiano, no? E questo è importante, perché sappiate che se voi siete artiste, automaticamente gestite il potere utopico. È questo che dovete dirvi. Una delle uscite dalla crisi è che gestite un potere che è richiesto, di cui ce n'è bisogno e che vi ascoltano. Quindi questo è il modello che, se volete, ve lo mando, che è quello che... Allora, quello che sta succedendo, io ho cercato di ottenere... I due ministri sono cambiati, quindi il progetto è stato non insabbiato, cambiano i ministri, è difficilissimo da ottenere, quindi io lo sto facendo su me stesso. Quello che vedete che avviene su me stesso è questa roba qua, che è di dominio pubblico da anni, è stato formalizzato nel 2015, cioè io faccio le mie creazioni, appena sento che c'è una fondazione, subito vado. Guarda, non ho dubbi. Invece se mi dicono, ti presentiamo, spero di fare gaffe, ti presentiamo l'assessore, va bene. Andiamo a vedere l'assessore. C'era un mio amico assessore a Milano, un amico carissimo, che ho visto più di una volta, l'ho visto simpaticamente, non è successo niente. Ma non perché lui non fosse capace, perché è un'altra dinamica, vi ripeto, è una persona intelligentissima questo assessore, è un mio caro amico, una persona che vorrei frequentare di più, ma non ha questo potere, non ce l'ha, ok? E io invece incontro tipo Samsung che in un mese ci chiede di fare un nuovo progetto, capito? Benissimo. Quindi la storia del pittore cinese, del granchio, non sono mitologie. Benissimo. L'ultimo progetto, sempre rilevato sul corpo, quelli che alcuni di voi mi hanno scritto, i body score. È vero, Jacopo, che tu scrivi su dei corpi? Sì, è vero. Ma perché scrivi su dei corpi? Sei un malato? No, non sono malato. È successa una cosa, io fino al 2000, qui faccio vedere, anche qui c'è un video che ne parla per più di un'ora, se proprio vi interessa. Ok, perché magari vi interessa. Ovviamente ho chiuso la finestra.
Questo qua, c'è in tre lingue perché volevo essere fino a, per una volta, così lo sanno tutti, ok? In italiano, in francese. Io sono stato formato alla calligrafia, quindi perché nel manifesto si parla di calligrafia, ok? Perché mio maestro mi ha sempre, Fedele, mi ha sempre insegnato chiarezza di pensiero, chiarezza di scrittura. E che quando tu scrivi un qualcosa che è chiaro da leggere, che non stai offuscando con una calligrafia perché sto figo, cioè capito, la mia scrittura, io sono ispirato, no, non si capisce niente, ed è un accordo di Do maggiore, ok? E allora io, mi ha insegnato, mi ha formato, spero di, ecco, ma vai via, la voce. Questo è un esempio delle mie partiture scritte a mano, ok? Che cosa erano, si faceva così con gli editori, scrivevi a mano, poi facevi le fotocopie, veniva mandato all'orchestra, perché questo per piccola orchestra, e il direttore legge le partiture autografe. Era così. Intorno agli anni 2000, il mio editore, che era un piccolo editore, mi dice: Jacopo, è troppo, troppo amatore, è troppo, non va più bene le fotocopie. Ormai ci sono i software di edizione che costano niente e tu ti fai le partiture con i PDF, come tutti quanti, no? E io ne sono entusiasta, addirittura inizio, dico, ma che bello, se si può comporre in un aereo. Io viaggiavo tantissimo, avete capito questo, no? E a volte quando viaggi in condizioni confortevoli, tanto spazio, apri il computer, scrivi, no? Poi l'aereo finisce perché ti guardi un film magari, no? O bevi 5 cocktail e ti addormenti, ti svegli, dici, cos'è sta roba qua? Fai undo una volta, fai undo vuol dire annullare, tornare indietro, no? Insomma, io faccio un secondo quartetto per archi. Devo mantenere la tempistica. Quando uno scrive nel mondo in cui io frequento il secondo quartetto per archi, è chiaro che hai deciso di scriverti in una tradizione. Il quartetto per archi fa parte di una tradizione molto storica. Puoi farne uno o sei. Due, sei un po' sfigato, non fai l'opus. Perché storicamente ci sono, per una norma editoriale che esisteva nel periodo barocco, si vendevano come le sei uova, le sei bottiglie, non solo le decine, c'erano i sei quartetti per archi, i sei studi, per cui ci sono. Perché sono i 12 studi di Chopin, o i 24, sono multipli, infatti Ligeti, che era un compositore che rispetto tantissimo, era anche lui ricalcato su delle forme di rispetto, dove uno si vuole riconoscere in quelle traiettorie. Quando io scrivo il secondo quartetto, so che mi sto iscrivendo, non nella tradizione di scrivere almeno una volta un quartetto di archi, cosa fa Ravel? Ravel ne fa uno, Debussy ne fa uno. No, io decido di farne sei perché sono pretenzioso e perché voglio, mi riconosco negli ultimi sei quartetti di Beethoven, mi riconosco nei quartetti di Haydn, mi ricorso in una tradizione che mi piace. Quindi, quando ho 30 passa anni, considero me stesso maturo e se decido di fare questo percorso, quando scrivo le nature morte, i quartetti per archi sono come le nature morte, quindi è puro esercizio per intellettuali, solo per intellettuali. Insomma, faccio il concerto e io faccio tutte le prove, ok, tante prove, e io ogni volta che arrivo sulla seconda sezione, la sezione B, dico, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Dopo la prova generale, io vado in musica, dopo la prova generale, che è quella poco prima del concerto, non si tocca più niente, non si toccano neanche le luci, non si toccano i microfoni, soprattutto, eccetera, punto, è una sorta di prova generale di quello che avviene durante il concerto. Avviene nella danza, avviene nel teatro, non avviene da voi perché voi avete un'altra tempistica. Ma è come dire, abbiamo tutto allestito, abbiamo messo le luci, apriamo il pubblico, aspetta, cambiamo una cosa. No, non lo fa nessuno. In musica, dopo la prova generale, io vado al violinista e dico, la sezione B, la seconda sezione, suonate fino alla battuta 5, poi stop, poi girate 5 pagine o 6, non mi ricordo più, e iniziate la sezione C. E lui mi dice, ecco, sei fuori di testa, abbiamo appena fatto. Ho detto, guarda Guillaume, non ti sto chiedendo di suonare qualcosa in più, ti sto chiedendo di non suonare questa roba qui perché non so che cosa sia. Torno a casa, con una bella trave qua per la testa, perché fondamentalmente voglio iscrivermi in una tradizione delle nature morte e una parte della mia natura morta non era a me. Non sapevo cosa fosse, non sapeva che cosa avessi voluto dire, tecnicamente era dubbia, di gusto dubbio, di carattere dubbio, musicalmente suonava malissimo. Cosa è successo? Non lo so. E vivevo con un artista, plasticiene, ok? Che sotto forma di provocazione, no? Mi dice, Jacopo, scrivimi un pezzo sulla schiena, la schiena. Lei faceva body painting, che è una roba che è molto praticata. E io scrivo un pezzo per percussioni, e mentre riprendo a scrivere, erano 7 anni, 8 anni che non scrivevo più a mano, cliccavo. Io per 7 anni ho cliccato. E quindi cliccando, certe cose che scrivo a mano in 3 secondi, che è un gesto complesso dell'articolazione del pensiero, okay? Col computer per farlo ci metti magari 5-6 ore,
non sto scherzando, per fare certe forme di scrittura che a mano ci metti un secondo, col computer ci metti tanto tempo perché costruire i font, devi fare la parte grafica, e quindi non lo fai. Oppure dici, suona così. Quindi io avevo semplificato la mia scrittura e avevo perso l'istoricità. Questa famosa funzione undo faceva sì che io quando correggevo le partiture scritte a mano, vedevo la traccia della correzione. Ma cognitivamente fare un cerchio, fare quelle robe che vedete lì, sono scritte a mano con la stessa matita, vuol dire che per fare la stanghetta verticale che è fine, ci facevo un tratto, ma per fare quella orizzontale, con il righello, ci devo passare sopra 7-8 volte. Quindi io su quella piccola battuta per violino primo, ci ho passato probabilmente qualche decina di secondi. E invece ho fatto un click magari per scrivere quelle note, magari alla tastiera, importandole alla tastiera, capisci? Ecco, io quando ho capito che scrivendo su Magali, questa compagna con cui vivevo, quindi in una prassi, dicendo Jacopo stai scrivendo sul corpo della tua ragazza, della mia compagna, perché aveva la mia età, dice non dirlo a nessuno perché io vengo da un mondo dove hanno ancora il frac nelle sale da concerto, sono vestiti col... Sapete cos'è il frac, no? No, ma è vero, non sto scherzando, è verissimo. Le donne si vestono come gli uomini, primo problema per me, e gli uomini si vestono come nell'Ottocento. E si battono le mani quando entrano e escono in continuazione, si deve stare zitti su dei poltroni che sono di velluto, no? E dove devi, se non stai molto zitto non senti, insomma io vengo da quel mondo lì che è surabillé, sovravestito, no? Dire che scrivo sul corpo della mia compagna è una roba da perverso, da malato, no? Voi fate parte di un altro mondo, voi delle plasticiene fate parte di un altro mondo, per cui per voi la nudità l'avete nei laboratori, fate i nudi voi, no? E nel nostro mondo non vi dico cosa succede. Allora io comincio a scrivere questo pezzo di percussione, quando viene eseguito, dico, caspita, ma sono io questo. Mi riconosco in tutti i gesti, in tutte le tracce. Io per 2 anni ho scritto sulla mia compagna, che non ne poteva più. Ci sono alcune foto dove lei guarda la televisione con le cuffie, poverina. No? Era comica la cosa, veramente comica. E io non lo dicevo a nessuno, perché veramente avevo il terrore di essere tacciato di cose che chissà che cosa, no? Poi c'è una rivista italiana, vi faccio vedere come il potere è un'eco delle... Faccio vedere, perché io trovo che Amadeus è una rivista seria, molto seria, no? Che parla di musicisti e delle musiciste. E quindi quindi nel 2010 decidono di fare, ho quasi 40 anni, decidono di fare un ritratto, no? Che dico, ti facciamo un articolo un po' grande, solo che voi compositori, Jacopo fa, a parte il fatto di vedervi al mixer, perché Jacopo mixa, cioè fa dei suoni, no? Oppure vedervi con la matita, e non hai una foto un po' stagico, ti mando la foto dei miei figli, no? E questa direttrice di Amadeus fa, Jacopo, mio marito, che è un musicologo, sa benissimo che scrivi sul corpo, perché non ci mandi una foto? Io mando la foto che... Ovviamente la qualità della fotografia, dovete immaginare che all'epoca erano foto che non erano, avevano nessuno. Allora, io scrivo le partiture, poi prendevo delle foto che chiamo neandertaliane, cioè proprio così, e poi trascrivevo con calma, o degli assistenti piuttosto lo fanno perché posso, trascrivevano la partitura, ok? E allora Amadeus, se la rete lo permette, mi sa che non lo permette, insomma, poco importa, Amadeus, è interessante che nel 2010 decidono di postare una foto della schiena di Magali dove le cancellano, poverina, come tutte le persone al mondo, all'inizio della riga del sedere, no? La gommano con Photoshop, perché dicono, preferiamo che sia un brutto violoncello storto, perché come la forma sembra quasi, ma è per dirvi il rapporto col corpo, no? E poi questa Magali giustamente fa la sua vita, io faccio la mia, io mi sposo con una donna che si chiama Gaia, e mi dice, perché ti nascondi, Jacopo? Io dico, perché... E lui dice, ma no, e troviamo uno statuto giuridico. Ok, io ho una cugina che è magistrato, dico, se devo lavorare su... Perché io non volevo più cedere a questo. Io volevo lavorare su dei corpi, perché io sento, quando scrivo, la tensione dell'altra persona. Io non voglio lavorare su persone che conosco, perché se conosco la persona, passa il concettuale anziché il corporeo. Capite? Io credo che questi, non voglio trovarmi in situazioni né di amicizia né sentimentale, perché non ci deve essere una separazione totale fra il mondo, momento sacrale della scrittura, talmente sacrale che immaginatevi qual è lo stato d'animo di uno sconosciuto o una sconosciuta che viene da voi, che si spoglia e che accetta che voi gli scriviate sopra per 8-10 ore, che è lentissima come pratica. Se non sei serio... Allora ho creato, è inutile vederlo qua, vi faccio vedere le foto, sapete che la stampa, su Amadeus è interessante vedere come la stampa dal 2010, dal primo articolo uscito a quello del 2020,
hanno fatto prima una foto piccolina, poi hanno fatto 8 foto, di, quasi una sorta di esposizione di questo. Perché vi parlo di questo? Perché rientra nella calligrafia come esercizio di una pratica in cui credo tantissimo, grazie alla cultura asiatica che ho frequentato. Io ho frequentato la Cina per 13 anni, quando dico frequentare vuol dire che a volte ci andavo 8 volte in un anno, okay? Non è mai da turista, ma sempre da artista. Ho dialogato con tantissime artiste, in questo caso la lingua è, ho conosciuto pochissime artiste donne, quasi tutti uomini, perché nel 2003, nel 2004 erano pochissime le donne, ma parlo al femminile. Ho conosciuto delle artiste sudcoreane, ho conosciuto delle artiste cambogiane, no? E ho lavorato la calligrafia e non volevo fare una caricatura. E io dico, ma io appartengo, io ho una forma di calligrafia che mi hanno insegnato, il mio maestro Fedeli mi ha insegnato la calligrafia. Il primo pezzo che ho scritto ho dovuto riscriverlo 5 volte, non so scherzare, non per le note scritte, ma perché erano scritte male. E non avendo un editore dietro, dovevano essere lette dai musicisti, fai Jacopo, se vuoi che la tua musica sia eseguita, devi scriverla bene. Okay? Ecco, quindi, un'altra quando vi parlo dell'esempio della musica consustanziale, è questo, il fatto che io ho deciso di trarre ispirazione dall'energia del corpo. È una cosa che dovreste provare tutti una volta, a disegnare sul corpo di una persona. Vedrete quale il livello di rispetto totale che avviene, che non si ha con la carta, che non si ha ancora meno con i computer, che magari si ha con dei materiali nobili, ma quando c'è il vivente di fronte a voi c'è una forma di energia che è molto particolare. Allora cosa succede? Che questo è l'ultimo esempio che vi fa. Quindi il pezzo che avete sentito prima, quello per clavicembalo, perché Agat, che vedrete adesso, vedrete nei prossimi giorni, quella che fa le performance rhizomatics, perché è lei, perché respira in quel modo. Io non conoscevo Agat, l'unica cosa che faccio è cos'è? E con questa mia cugina magistrata abbiamo definito il protocollo giuridico, un contratto che è di piombo, con un testimone o una testimone durante tutta la seduta è filmata e la testimone, ovviamente, la persona sa perfettamente di cosa si tratta, ok? Ci sono tutta una dichiarazione di intenti che devono essere rispettati, i contratti possono variare sul fatto che siano postabili o no delle foto sui social network o esibibili nell'esposizione, quindi sappiate che molte persone non vogliono che si vedano le foto, quindi non le vedrete mai, ok? Il testimone o la testimone a fine seduta deve chiedere una domanda esplicita filmata dalla telecamera, se tutto è andato bene nel rispetto della persona, che nulla di gênant, vuol dire nulla di fastidioso, peggio ancora, può essere successo. La persona deve dire sì, perché in genere, anzi è sempre successo così, c'è la controfirma e la persona poi si va e se ne va via. E io non voglio che la persona più che la conosca, che la persona la incontro prima, sempre con un'altra testimone, in genere in un bar, descrivo il progetto, sappiate che ho una quantità di persone che vogliono passare da questo progetto che è abbastanza infinita, ok? Perché sono qua tutte, tranne Agat, o tranne qualche rara o raro artista, molte persone del mondo normale vogliono partecipare alla creazione artistica. Quindi per quelle che hanno visto, quelli che hanno visto il progetto che si chiama Body Score, che sono delle partiture umane, e adesso non ho preparato delle body score perché pensavo che la rete fosse più veloce, c'è stata un'esposizione la Maison Chanel, che cosa mi ha detto? Ok, facciamo la tua musica, ma voglio tutto l'artista. E tutto l'artista non è soltanto hanno scelto di eseguire 3 quartetti per archi, quindi il mio primo, il mio terzo e il quinto che dovevo comporre. Mi hanno detto voglio tutto l'artista, voglio che tu componga qui da noi, voglio che tu componga su delle persone che scegliamo insieme. E io quindi ho passato una residenza a Tokyo dove ho scritto su delle persone, il quinto quartetto per archi di cui vi ho già parlato. E adesso mi fermo. Allora, spero di avervi dato abbastanza esempi del primo, l'umano, la collaborazione con l'umano, che arrivi addirittura all'umano del corpo, quello che si chiama l'energia del corpo. Se vi interessa questo vi mando tutti i PDF che volete dove descrivo questo progetto nei dettagli. L'amplificazione, abbiamo visto già dal pezzo per clavicembalo, ok? La voce non vibrata, questo non vi concerne, quindi la prosodia la vedremo forse con le musiciste, le funzioni formali le abbiamo viste, la calligrafia l'abbiamo vista, l'uso del computer totale, i sensori l'avete già visto, le metalepsi, non so come fare a farvele vedere, perché dovrei farvi sentire tante musiche che costituiscono l'opus, ok? E la polimostrazione, sì, dall'esposizione di fotografie, al video interattivo in tempo reale, al pezzo per orchestra, ai pezzi in una grotta, a quello che vi ho fatto vedere, la statua di Arman, alla musica da concerto, e via dicendo. Ora passo, e poi finisco veramente, alla residenza qui al MAD, ok? Allora, vi chiedo privacy.
è assurdo che io sia filmato mentre chiedo la privacy, però. Sto pensando, quindi Valentina, dico, Valentina, io chiedo la privacy, eh? Cosa vuol dire? Vi chiedo, in un tanto nessuno guarderà al di là di voi forse questi video. Vuol dire perché Valentina giustamente mi dà questa opportunità di esprimermi tanto lungo il fiume in cui siamo il terzo giardino quanto qui al MAD, vorrebbe che se ne parlasse a maggio, non prima. Io vi chiedo di rispettare questa volontà, ok? Mi chiede Valentina di lavorare, quindi quando si lavora sull'umano, sul lavoro, per me l'umano è quell'essere che è impegnato. In francese dice engagé. E su cosa siamo impegnati? Su delle tracce che lasciano prima di noi gli altri. Quindi se qualcuno oggi si batte ancora per non avere degli schiavi nel mondo è perché a un certo momento alcuni hanno scritto che non volevano avere gli schiavi nel mondo. Okay? Quindi l'essere impegnato lascia delle tracce. Io ho deciso di recuperare un certo tipo di tracce delle fiorentine e dei fiorentini sotto forma di audio, cioè chiedo loro di raccontarmi delle cose, dei sogni. Okay? Tre tipologie di sogni: il sogno puramente onirico, quello più spaziale, quello più strano, in cui la persona si sdoppia, no? In quello in cui uno è donna e uomo al tempo stesso, magari è in una città, poi finisce in un cantiere, chissà dove, è quello, e lì vengono fuori tutte le cose splendide. Il sogno come progetto personale, oppure come visione del mondo, o come intenzionalità, oppure delle testimonianze di qualsiasi natura. Quindi io recupererò queste testimonianze che sono orali, sotto registrate. Al tempo stesso tutte le persone porteranno questo sensore qua e cammineranno nel terzo giardino. Così io recupero anche le loro tracce emotive. Perché quando voi raccontate qualcosa, e che è qualcosa che vi tocca in profondità, respirate in maniera diversa. Quindi recupero le tracce fisiologiche, le pulsazioni cardiache, ma anche la respirazione. E in più, vezzo mio personale, recupero anche il GPS, cioè le tracce del percorso che ho fatto lungo il fiume, perché comunque questa comanda che mi è stata data è un po' come quando di fare un affresco che ha in una volta, no? E che quindi deve essere curvo, e beh, Valentino dice deve essere fatto in legame al fiume. Quindi non vado a farlo in Piazza della Signoria, lo faccio dove c'è appunto la riva del terzo giardino. Queste tracce poi verranno rilette da due attrici, da un'attrice e da un attore, che permetterà la neutralizzazione dei sogni, quelli più intimi, perché le persone sanno che non riconoscendo la loro voce e che i sogni saranno messi tutti al femminile e al maschile, hanno voglia di lasciarle. Se invece sentissero la loro voce, non verrebbero a sentire, non porterebbero la loro famiglia, perché dicono, caspita, perché non ci hai detto che sei omosessuale? Perché non ci hai detto che avresti voluto uccidere tua madre da 20 anni? Invece loro questa neutralizzazione serve al progetto, e io poi trasformerò in maniera più libera le respirazioni in modo musicale e le traiettorie sempre in modo musicale, per cui durante 3 giorni, per motivi di budget, ci sarà di notte lungo il fiume un'installazione video e sonora basata sulle tracce lasciate dai fiorentini. Al tempo stesso invece per un mese qui al MAD c'è un'installazione che inizia dall'esterno dell'edificio e poi si sviluppa nelle... C'è Valentina? Non sei Valentina? No, vi sto raccontando tutto. Che si inizia dal porticato, poi si sviluppa in 3 cellette dispositive sopra e nella stanza, detta delle colonne, non mi ricordo più il nome esatto, quindi sono 4 installazioni tutte interattive che vanno dall'esterno all'interno. Per fare questo Valentina propone, tramite la vostra professoressa, tramite i due direttori dei due accademi, che ci sia una partecipazione di voi giovani, tanto come traccia che avete voglia di lasciare, quanto come tecnicità, perché ovviamente io comporrò dei suoni, svilupperò dei software, e quindi possono essere dei crediti, perché imparate magari conoscete le tecniche già, è possibilissimo, magari no, però abbiamo deciso che questo contribuisce a una vostra esperienza artistica, che va da una base teorica che vi sto trasmettendo, a una base partecipativa sul vostro portfolio, a cui tengo io tantissimo, che è sempre una base non tanto teorica quanto un po' pragmatica, e una parte più pratica di esercizio di non saprei come definirlo, è un po' come le vecchie botteghe, quando andate a vedere gli Uffizi, i soffitti non li hanno fatti i maestri, li hanno fatti gli allievi che hanno le botteghe, quindi magari vi chiederò di sviluppare dei suoni, è possibilissimo che non li tenga, perché mi autorizzo ad avere il controllo artistico, quindi non offendetevi se magari avete mixato 5 o 6 suoni e poi non lo ritrovate, perché firmo il progetto e quindi non vorrei, ve lo dico fin da adesso, quindi, ok? Quindi questo è il progetto per il quale io sono qui da settembre, con cui stiamo lavorando in maniera splendida con Valentina, con Renata che è la mia curatrice che conoscerete, e io poi ho deciso, perché ho superato l'opus, questo ve lo posso dire adesso,
l'esempio che dopo l'Opus vedete, potete domandare voi gli spazi, i tempi, le energie. Un altro esempio verificabile. Valentina mi ha chiamato per fare un'installazione vicino al fiume. Questo era lo scopo. Dovevo venire qui in maggio, cioè fra 4 mesi, registrare delle persone, fare il mio lavoro e esporre. Punto. Io ho portato qua l'attrice Elsa con cui abbiamo fatto Cinere alla compagnia, al teatro della compagnia. Porterò, quando il Covid lo permette, una pianista che fa un recital per pianoforte, una flautista che fa un recital per flauto, un cantante che farà un recital per voce, quindi 3 concerti, ok? Nei limiti della fattibilità con l'Istituto Francese, con il Conservatorio, faremo 2 concerti con gli strumentisti di qui all'Istituto Francese. Porto qui Agat, con cui facciamo Rhizomatics. Quindi sono 3 performance basate sul corpo, ancora una volta, in questo caso la corporalità femminile, quindi dove ho proposto che 3 persone fra di voi partecipino in maniera attiva, artisticamente firmando. Quindi c'è una partecipazione che non è decorativa, ma è proprio, che vi ho già detto, che queste 3 persone che selezioneremo insieme con la vostra professoressa, con Valentina e con Agat, poi in novembre verranno, più che invitate, verranno totalmente a carico della mia struttura, portate a Parigi, dove rifaremo la stessa performance che nel frattempo sarà sviluppata. Queste cose vanno, e in più faccio un'installazione qui dentro che vi ripeto che usa tutto lo spazio del MAD. Io sono stato chiamato per fare soltanto l'installazione al fiume. L'esempio dell'Opus. Quando poi dialogo con una direttrice artistica seria, potente, intelligente, che studia quello che faccio, dice, ma non facciamo solo una cosa sul fiume Jacopo, facciamo tutto quello che vi ho appena detto. Quindi lo riassumo, portato Argo, quindi anziché un'installazione al fiume sono 3 installazioni. Una che dura per un anno, quella Argo che è lì, una che dura 3 giorni sul fiume, una che dura 1 mese qui dentro. 5 concerti, 3 performance, una pièce teatrale. Questo è un esempio verificabile, lo verificate voi. Io mi fermo. Grazie. Grazie. Visto che ho ancora 2 minuti e mezzo, tipo la radio, anche 2 minuti e mezzo, le domande, non faccio domande adesso, ecco, avremo molti momenti di incontro, come vi ho detto 1000 volte, ufficiali che valgono dei crediti, dove voi mi parlerete del vostro portfolio, io se posso, se riesco, se sono utile, vi trasmetto delle tecniche che non sono per il portfolio, perché non sono capace, per le artiste non sono capace, per i musicisti sì. Ma magari vi trasmetto delle tecniche su come fare i dossier, su come comunicare, vi farò vedere che oggi quasi nessuno legge più i PDF e che è meglio fare dei video, come fare i video, no? Invece ci sono dei momenti informali, il primo è domani alle 14, avviene in quella sala lì. Informale invece ascolto le vostre domande e vi rispondo, visto che non c'è tempo di scambio, quindi non c'è, sono crediti, ok? È uno scambio, è meglio anziché farlo al bar o farlo sempre qui dopo gli incontri che io non ho mai tempo e voi non avete tempo, per chi avesse voglia e tempo, in quella sala lì, saremo lì e portate tutte le domande che avete da fare lì, io sarò proprio dalle 2 alle 5, sono 3 ore per rispondervi, va bene?